Bello, bestiaccio, incredibile, ma vero, io sono un idiota. Questa è la conferma, sì. Stasera, questa è proprio la bella conferma. Bella la regia di Hitchcock. Questa è, sì, sì, guardate che meraviglia, io blu, lui rosso. Questa, tra l'altro, vabbè, non c'entra un cazzo, però ho visto Shining, giusto per, quindi più o meno i colori sono quelli. Anche se è un altro regista, ma vabbè. Gioca con noi. Dicevo, sono un coglione, lo specifico, qui lo dico e nessuno lo potrà negare, perché mi sono messo in questa situazione. Senza che ci fosse stato detto un cazzo, quelli di, com'è che si chiamano? The Mayhem? Paolo. No, non mi ricordo come si chiamano, Total Mayhem's Game, loro, che sono loro, quelli loro. Che hanno fatto, che hanno sviluppato We Were Here Forever, e We Were Here Together, e We Were Here, hanno rilasciato un nuovo capitolo che si chiama We Were Here Expedition The Friendship. E ovviamente voi su internet, a parte che noi due non ne sapevamo niente, ma ovviamente voi su Instagram, vi invito a iscrivervi a Instagram, ci avete tartassato gli zebedei dicendo Dino, e quindi noi abbiamo detto va bene, a sto punto lo portiamo. Il primo capitolo l'abbiamo giocato, ci siamo divertiti, oddio, in realtà io ho pianto, la sera successiva stavo male. Col secondo capitolo mi sono ammalato, era evidentemente colpa tua. Ho fatto una rage quit che poi non ci ha portato a completare il gioco, perché mi ero rotto i coglioni, specialmente di voi in chat, che eravate flippati di testa. Poi vabbè, lui lasciamo perdere perché lui c'ha i suoi limiti, voi in chat avete alimentato una fiamma con la benzina. È solo colpa tua. E quindi ho detto no, non ce la faccio, non riesco a giocare a questi giochi. Cosa è successo? Esce il terzo capitolo ed eccoci qua. Quindi sono un cretino, e sono anche un cretino perché di ritorno dalle vacanze ho detto in una storia che per errore ho detto, continuavo a confondere Sharm el Sheikh con Courmayeur, quindi l'Egitto con l'inizio della Francia. E non era una battuta. Non so per quale motivo ho detto, ragazzi, continuavo a dire da tutto il giorno, se siamo qua in vacanza a Sharm el Sheikh, quando invece eravamo a Courmayeur. Però continuavo a sbagliare, ragazzi, e qualcuno di voi ci ha creduto. Qualcuno di voi, guardando le immagini del monte, un pezzo del Monte Bianco, pensava che fossimo in Egitto. Complimenti. Grandi. Vabbè, ci sono le montagne in Egitto. Ci sono le montagne, qua. Assolutamente, però insomma, è stato abbastanza interessante notare alcuni commenti. I valdostani ti hanno detto, uè, uaio. Sì, assolutamente, mentre facevano la danza della piramide. Grazie Giadina, grazie, che è impazzita e ha regalato quanti? Grazie. Non ho visto, grazie mille bestiaggio. Voi tutti, cinque sapete che ringraziare. Quindi bestiaggio, oggi si ritorna su We're Here Forever Expedition, The Friendship, un gioco che mi farà incazzare malamente. Ma tu che ne pensi? Cosa ne pensi? Pensate, non si sente neanche quando si soffia il naso, perché non è mai rumore. Non è mai riuscito a soffiarsi il naso. Io mi ricordo quando eravamo piccoli nel giardino con le mamme, lui era il classico bambino con la mamma che gli metteva le dita nel naso, cioè soffia e lui ma non era capace. Ti ricordi quando eravamo in acqua che tu che ti hai fatto guarda, c'è cioè, tipo una gocciolina elegantissima che ti usciva dal naso, poi mi sono girato e ho fatto guarda, ti ho tirato il colpo e ha tirato fuori 15 anni di appunto di intoppamento, perché non si è mai riuscito a soffiare il naso, però l'acqua salata gli ha dato la liberata. È uscito praticamente tutto gli effluvi della quindi anche voi ragazzi, se avete un amico intasato, questo è il gioco per voi. We Were Here Expedition The Friendship, mi raccomando. Ovviamente ci tengo a precisare che questa live non è in alcun modo una sponsor, noi gli sviluppatori li odiamo, quindi non è assolutamente la nostra volontà pubblicizzare il loro giochino, però eccoci qua, ecco che ne approfitto. Insomma, che schifo, ma cosa c'è di male? Vabbè, ragazzi, umano? ci sta, non fate schiccinosi, tanto sì, anche a voi succede. Grazie Francina, grazie 94, sì, poi un'altra peculiarità, perché vi faccio vedere il trailer per chi non conoscesse il gioco. Allora, questo titolo qua, ragazzi, funziona attraverso una comunicazione non verbale ma a ceffoni, adesso vi faccio vedere, guarda. In sostanza, questo è il trailer di merda. In sostanza, eccole qui, ci sono le radioline, bisogna comunicare attraverso la radiolina, quindi noi disattiveremo Discord, non ci sentiremo più, ma dovremo comunicare per mezzo della radiolina. Uno ha una schermata con delle cose, l'altro ha una schermata con delle altre, e bisogna comunicarsi per cercare di risolvere questi enigmi. Non vedo l'ora, cazzo. Ed è un gioco fatto... Ricordo le minacce che ricevevo per colpa di soldi. Me le ricordo anch'io, bellissimi tempi. Ed è un gioco fatto da qualcuno con dei disturbi, per qualcuno con dei disturbi. Guardate che scenetta romanticamente gay che abbiamo qui. Tu se vuoi essere rosso o il giallo? Il giallo. Ah, attenzione, rosso e giallo ci rimandano i flash del Vietnam importanti su sto gioco. Sì, porca miseria, vero. Proprio quei due colori lì.
Dio buono. Allora, l'ultima volta, ragazzi, vi faccio vedere com'è finita. Datemi un attimo di tempo mentre Andrea vi saluta. Vi faccio vedere com'è finita l'ultima volta che abbiamo giocato. Ciao, ragazzi. Vi ho salutato io perché non sono come lui. Io vi saluto in modo generale. Generale. Ma comunque, a parte il fatto che parliamo, perché la gente si nervosiva quando giocava a questo gioco? Si nervosiva con me. Perché è un gioco che tende a farti incazzare con quello con cui stai giocando. Però quello che vedeva lui si vedeva. Quello che vedeva quello lui che vedevo, si vedeva. Già partiamo malissimo. Quando dovrei descrivermi ciò che ha attorno. Quello che vedevo io non si vedeva, perché giustamente io ho la mia roba e la vedo solo io. Quindi devo descrivere, che fa parte tra l'altro del gioco, la descrizione dell'ambiente circostante. Quindi Andrea, ci senti, sta. Qua, allora. Il problema è che, appunto, essendo un gioco che tende a far incazzare... No, no, guardiamo le situazioni classiche che riportiamo in vita. Addirittura sei andata a ritrovare. Sì, 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 la leva. Questo si chiama la leva. 20, guarda, 20 al mio 3. 1, 2, 3. Non mi tira la leva, non mi tira la leva. Perché non mi tira la leva? Devi tirare. Ma non me lo fa, non me lo, perché se io ti parlo, sto schiacciando il tasto destro, non mi fa muovere col tasto sinistro. Allora, al mio 3 generico, io dico 3, tu dopo il 3 immaginati il countdown, all'1, allo 0 anzi, tiriamo la leva, sei pronto? Yeah. 3. Minchia, mi sta già venendo Hai capito cosa devi fare? Sì, 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 però il problema è che mi scivola la presa. Ah, vedi? Ok, rifacciamo. Al 3, la leva, quello di non questo 3, al prossimo. Al prossimo 3, non questo 3, Dio! Siamo indietrissimo. Calmi. Al 3. Quello di tu è vecchissimo, devi andare molto indietro. È molto indietro. Aspetta, no, per quello dei tubi, ragazzi, è stato, cioè lì ho detto, ok, guarda quante cazzo di clip abbiamo fatto per un'ulcera nervosa per la rabbia ho sofferto, che è sta roba? Ah, ce n'è un altro, minchia, anzi, no, già vedo il delirio, qua neanche facevo... Del TNT, cos'hai in TNT? No, ma ragazzi, facciamo una roba, voi andate su TikTok, iscrivetevi a TikTok e recuperate ma le clip. Ma ci saranno su TikTok? Certo che ci sono su TikTok, tranne il mappa universo, tranne quelle tre dove ti ho bullizzato, che ovviamente sono state tolte, se no c'è Instagram, ragazzi, va bene, voi di TikTok andate su Instagram, voi di Instagram andate su TikTok, mi raccomando, siate promiscui. È vero, 1, 2, 3. Sì, sì, il problema dei numeri lui l'ha sempre avuto, a quanto pare. È nato con We Were In Forever, non con Brandon Fred. E chissà se morirà con We Were In Forever. Allora, iniziamo a giocare? Certo. Sei pronto? Partiamo? Dai, partiamo. Sono, dai, 17 minuti persi, direi di iniziare a giocare. We Were Here, The Expedition. Ragazzi, non c'è nessun TGdino perché tutte le notizie riguardano Mortal Kombat su Switch, i meme che sono usciti da Mortal Kombat su Switch, quindi... Ma sti cazzi. Inizia l'agonia per voi. Ah. Attenzione, una cutscene. Prego. Vediamo se c'ha della trama sto gioco del cazzo. Alcuni ci hanno detto, no Dino, ma devi finire il 2, se no non capisci la trama. Ragazzi, ma io mi sto già incazzando però. Ma sto gioco, chi se ne frega della trama, scusami, sono due pirla con due radioline che devono arrivare dal punto A al punto B, la trama. Beh, però ci sta. Ma sta zitto, guarda, sta zitto. Noi iniziamo a difendere l'indifendibile. Com'è l'anti-aliasing? Sta vibrando tutto. L'audio è altissimo. Poi datemi un feedback aptico sull'audio. Siete voi due? Sì, assolutamente. Per portare fuori il cane, io mi vesto così da barca. Allora, amici, Melon. Calità e lingua italian. Il trailer è esattamente la cazzina iniziale. Ah, buon, basta. Totem Mayhem, che significa tua madre. Questa è la traduzione. Come gli LS? Lo so, Daxin, lo abbasso dopo. Grazie. Tratto da una storia vera. Andata al coach dei corri, devo capire quali sono i tasti per parlare. I don't hear you. Ah già, ti devo disattivare su Discord. Minchia il volume però. Oh, lo tsunami che si porta via. Ecco, questo è una proprio un lieto fine. We Were Here Expedition. Quando viene visualizzata questa icona, i tuoi progressi vengono salvati. Ma non salvare niente, guarda. Non c'è da salvare nulla di questa situazione, fidati. Oh, premi un tasto qualsiasi. Non c'è il tasto reset.
Qual era il tasto per parlare, porco Giuda? Tasto destro? Ma che cazzo ne so, Andrea, non mi ricordo. Ma non è che, cioè, non è che mi sveglio la mattina pensando a vivere il forever. Sì, adesso vediamo. Vabbè, invitami, poi ci mutiamo, solo quando ci sentiamo dopo. Allora, ti invito, poi ci mutiamo. Allora, intanto fammi abbassare intanto l'audio, perché ragazzi l'audio è 100, come potete vedere. Tra l'altro, guardate, lingua italian, perfetto. Sottotitoli attivo, media, eccetera, quindi tutto quanto predisposto già, però, come dicevo, devo abbassare leggermente l'audio, perché è altissimo. Io farei 67, musica 30, 33, con gli anni di Cristo. Volume ambientale facciamo 50 volumi, no, facciamo 40 volumi e direi che così siamo 50, a posto. 50 atmosfere. A posto, ti invito, eccolo qui, Andrea Cop TV. Ecco, guardate, avete la possibilità di invitarlo come amico, eh? Io ve lo dico. Vai. Ti ho invitato. Funziona stavolta? Certo. Sì, sto entrando. Oh, hanno riparato. Ah, non mi sky. Aspetta che ti sento doppio, ti disattivo su Discord, sta fermo. Vai. Dove cazzo è Discord qua? Volume. Fatto. Silenziato. Fatto. Tu mi hai disattivato, mi senti doppio? Sì, ti sento enorme, ti sento dal gioco. Io ti sento meglio sul gioco che nel... Sì, te lo stavo per dire anch'io, ci sente meglio sul gioco, cara. Cioè, it's unbelievable. Ok, buono. Pronto. Cos'è cambia? Cosa vuol dire cambia? No, è il livello, però non abbiamo fatto, non abbiamo ancora fatti mezzo. Okay, non ce lo fa cambiare. Okay. Allora, Andrea, mi raccomando, cerca di essere un po' descrittivo. Quando ti trovi davanti a una situazione, raccontami quello che hai davanti alla faccia, ma dimmelo. Stupirò. Cioè, non dirmi c'è un muro e basta. Spiegami che cosa sta succedendo, perché altrimenti sarà impossibile giocare. 1, 2, 3. Inizio la partita. Pronto, inizio la partita fra 7, 5, 4. È di strada. Oh, fra. Comunque, oh, non sei centrato nella telecamera. Bro, non fa niente. Come non fa niente? Perfetto. Ah, due francobolli. Meraviglioso. Ancora. Musica di Spider-Man nel mentre, così che si forma. Vabbè, sento ancora, però, scusa. Perché è la cazzina, essere... Andrea. Ah, ok. Ma io mi ricordo che dovevamo premerlo pure durante le cutscene. Qua ha cambiato qualcosa. L'audio, it's amazing comunque. Mi senti adesso? Non mi sente. Ci siamo, ragazzi. Non mi sente un cazzo. Adesso sì. Che tasto è? Ma lui non mi sente, giustamente. Se non... Guarda, due, veramente. Un ritardo. C'è un... Pronto? Mi senti? Sì, ti sento, Roger. Ma non c'è bisogno di avvicinarti al microfono, Andrea. Ce l'hai in faccia al microfono. Grazie mille per la risposta. Ragazzi, è veloce col pensiero. L'importante... Orca miseria, mi hai fatto prendere un infarto. Allora, intanto facciamo una roba. Cerchiamo di capire dove ci troviamo. Siamo in mezzo ai ghiacci. Lì c'è una... la reminiscenza del Titanic. E procediamo. Allora, cazzo sei in attenzione, primo enigma. Olè, risolto. Ragazzi, primo livello fatto, perfetto. Ci sei? Stammi dietro, Te lo ricordi? 12:40. Ma guarda, urlalo fortissimo, così magari viene giù una slavina che ci porta via e smetto di soffrire. Suona fischi e canta. Che cazzo è sta roba? Guarda. Iniziamo benissimo. Allora, c'è un trombone, del legno. Vabbè, vado. Trombo one. Ah, ragazzi, ditemi in chat se si vede. Ah, a posto. Non riesco a vedere. R per accendere. F. Come FR c'è scritto? Figa, già partiamo male. Il dislessico sono io. R per accendere la torcia. Che cazzo? R di torcia. Io ho premuto F, ti giuro. Premi F. Se premo F non succede niente. Hai ragione. A posto. F di... Ma hai notato che con la torcia si vede meno? Sì, perché gli occhi, le pupille si... Vabbè, grazie per la spiegazione antropomorfica dell'essere umano, come funziona la vista. Allora, c'è scritto che per saltare bisogna premere lo spazio. Una spiegazione che manco Stephen Hawking. Ok. Te lo ricordi le epic battle? Certo che me lo ricordo, Stephen Hawking. Ah no, dimmi. Quando c'era la battaglia rap fra Stephen Hawking e Albert Einstein. E l'hai vinta tu, incredibile. Mouse button 3 cosa vuol dire? Fai lo zoom? Ah, ci siamo. Cosa vuol dire mouse button 3? Che cazzo? Tu zoom.
Quale cazzo è il tasto 3 nel mouse? Ce ne ho due di tasti nel mouse. Già partiamo male, figa, un enigma, soltanto capire che cazzo devo premere. Brutto cretino, la rotellina. Grazie. Roger. Ma ci si vedeva pure nel DJ. Non è vero. T-t-t-t-t. Usa le mot t-t-t. T-t-t. Che cazzo? Ah, ceffone. È tornata le mot del ceffone. Ah, il saluto. Bello qua, ma si può andare di qua volendo, eh? Andare a recuperare le vecchie live, che mentre stavamo sclerando, anzi lui stava sclerando, io da lontano mi metteva a salutare. Che simpatico. Allora, Earth Isle, dove andare? Terra o isola? No, cuore o isola? Isola, vabbè. Bisogna sempre seguire il cuore. Quindi andiamo a sinistra? Ok, andiamo a sinistra. Tu da che lato lo porti il cuore? Da che lato lo porto il cuore? Sul lato destro delle mutande. You must be this tall. Quanto sei alto, Andrea? Fa vedere. Cazzo, questa frase che hai detto, ho pensato quanto sarebbe creepy avere il cuore nelle mutande. Cioè, cuore fuori dal corpo nelle mutande, al posto del pene. Che bravo, dillo ai ragni. Ti puoi per favore sedere lì, metterti lì, voglio vedere quanto sei alto. Ma non so se possiamo entrare, Andrea. Puoi saltarmi addosso? Cioè, se io mi metto in crunch... Saltami sopra. Incredibile, ragazzi. Solitamente a Gardaland funziona, ma qua no. Vabbè, e allora Andrea, ci serve qualcosa per elevarci. Latte, mi hanno detto che aiuta a crescere. Allora, andiamo di qua, aspetta. Ci serve... Sì, ci serve qualcosa per tirarci su. E via. Ah, si può correre, Andrea? Col tasto per correre. Dove devo andare? Io non so dove cazzo devo andare. Ma perché mi segui ovunque? C'è un ponte distrutto e ti butti insieme a me. Qua non si può sciogliere. Non si può sciogliere. Magari si può sciogliere. Allora, ragazzi, già abbiamo delle difficoltà. Mi sto già incazzando perché non so dove dobbiamo andare. Qua cosa c'è? Vediamo. Non vedo un H, non vedo. Niente. Friendship. The friend. Quello dice cagate. Il suo stile. Allora, Andrea, vedo che c'è qua un timone. Ecco, non mi veniva la parola. Dobbiamo raggiungerlo in qualche modo. Dai, ci deve essere un modo. Però ti vedo scattante, ti vedo responsivo stasera. Ti vedo molto, Stai elaborando la frase. Allora, qua ci sono delle frecce, guarda. Qua delle frecce rosse, verde e blu. Dove, scusa? Girati dietro di te, qua. Altresì detti cartelli per le direzioni, però ci sono delle frecce rosse, verdi e blu. Ok, quindi cosa facciamo? Le seguiamo? Però, brutto idiota, è un segno, perché se quella verde punta di qua e di là, dall'altro lato, quella verde punta da un altro punto. È un segno. Vuol dire che ci deve essere un senso logico. Prova a seguirla verde. Perché non lo... Guarda, è da scrivere sull'oroscopo nel giornale. Brutto idiota è un segno, proprio scritto così. Comunque, allora, c'è scritto... Isola verde, cuore... Allora, sì, seguiamo il verde. Che poi, Andrea, ci sono tre vie, cioè, non iniziare a fare l'esperto. Ci sono tre vie, tre cartelli, tre direzioni. Non iniziare a... Se una e se due sono chiuse, sarà la terza la strada dove dobbiamo andare, scusa. Ho trovato una strada. Ma è incapace, di intendere. L'ho trovata. Bravo, ti vedo. Aspetta che... Ci sei? Tiro, eh. Tira anche tu. Tu tira me che io tiro lui. A posto. Sei chiuso là dentro? Boom. Il mio lavoro l'ho fatto. Può passare solo uno. Quindi io devo andare dall'altro lato. Ci vediamo dall'altra parte. Va bene, va bene. Non si videro mai più. Oh, finalmente, ragazzi. Allora, aspetta un attimo che non vedo un cazzo. Ti di torcia. Ho perso la torcia. Oh. Ah no, la torcia era con R, giustamente. Ok. Sono libero, sì sì. Allora gira il timone qua. Dove cazzo vai? Dove stai andando? Vieni, segui la luce. Qua, seguimi, vedi? Mi vedi? Seguimi. Tira il timone. Gira il timone. Vira il timone. Per favore, stiamo già perdendo tempo utile. Per favore. Grazie. Allora. Left shift, corri tenendo premuto il pulsante. Ok, t'ho visto. Scusami, cosa? Sei passato. No. Sono fermo qua, non mi vedi? Ah beh, sì, ti vedo. Eh.
Ah, eccoti. Dove stai andando? Sto proseguendo. È tipo Jigsaw, è tipo Sole Enigmista. Dimmi cosa vedi, cosa c'è, torna a te, spiegamelo. Una roba del genere, cioè dobbiamo cercare di salvarci, Andrea, quindi devi essere descrittivo. A me dice space, salta. Io sono dentro un posto con delle bambole, con delle bandane addosso, dei bambolotti orribili con delle bandane addosso. Hai descritto la chiesa del quartiere. Io vedo delle... Vabbè, ma mi sa che qua, Andrea, c'è poco... ticket, aspetta. Ma che bello. Allora, io qua ho il girello per passare e mi serve il biglietto. Devo inserire... Mi introduco. Raccogli? Ok. Oh, è vero, c'è l'oroscopo. Come c'è l'oroscopo? Non ti ricordi i suggerimenti che erano diventati il nostro oroscopo? Ah, oddio, dopo lo facciamo, fine live facciamo i suggerimenti. Aspetta, retrai? Perché posso restituire il biglietto? Non sto capendo. Lo infilo. Ok, ho trovato il primo enigma. No, ci sono le forme. Come ci sono le forme? Vabbè, io ero un campione all'asilo. Il triangolo va nel quadrato. Allora, io sono di qua, mi vedi? Sì, ti vedo, sei l'unico cretino con una torcia in mezzo ai ghiacci che salta, se mi puoi dire cosa devo fare, che sono bloccato. Allora, vado a leggerti le forme. Sì, va? Andrea, ma non mi devi però fare la telecronaca, fallo e basta, cioè non mi devi dire, faccio un passo, mi avvicino al cartello, dimmi solo cosa vedi. Allora, il biglietto è, c'è un simbolo di un analogico che va in un quadrato, che va in un triangolo, che va in un... pentagono, no, è un esagono, scusa, e poi ci sei te che tiri la leva. Puoi spiegare, per favore? Allora, c'è un analogico, freccia, quadrato, freccia, triangolo, freccia, esagono, freccia, omino che tira la leva. È peggio di prima. Che cazzo vuol dire freccia, esagono, freccia, triangolo, omino che tira la leva? Io sono qua, fermo. Allora, ti descrivo quello che ho io. Ci sono i tornelli lì, no? Quelli delle metropolitana, quelli che solitamente i maranza saltano. A pie pari, attenzione, a pie pari. Ho tre ticket da inserire. Io ho un ticket che mi è stato dato, che è questo qua. Con scritto, aspetta che te lo leggo. Retrai, restituisci. Come restituisci? Ah, aspetta. Che è successo? È successo qualcosa? No, niente, come non detto. E poi, aspetta, ho delle leve, ho una leva a forma di stella, e ho delle forme qua, un pentagono, un triangolo, un quadrato, un cerchio, ho dei capezzoli da manovrare, e poi basta. Quindi cosa devo premere? Ho capito, allora le leve, le forme che ti ho detto, praticamente lo schema che ti ho detto, devi premere la leva della forma corrispondente. Allora, le forme che vedo io qua con scritto ticket sono quadrato, triangolo ed esagono. Allora, quadrato, triangolo ed esagono. Fatto. Sì, se mi dici cos'altro devo premere, vai. No, niente, poi dopo devi fatta, sono solo quelli i simboli. Poi dopo avrai un biglietto funzionante, devi metterlo da qualche parte. Basta? Cioè, questo è l'enigma? Penso di sì. Ma io davanti a me ho delle leve, sicuramente servono qualcosa. Ho una valvola da girare, un pistone da infilare e un capezzolo da torcere. Cosa devo fare? Non tiri la leva, brutto idiota! Sto guardando la live! Tira le cazzo di leve! Vabbè, io tiro la leva, se non succede niente, però cazzi tuoi, eh! Non è successo un cazzo! E quelli in live! Tira la leva! Tira la leva! Ma porca puttana, ma ci sono 15 robe da premere! Me la fate premere 3? È ovvio che non sia finito l'enigma, no? Ma ragionate anche voi in chat, Dio Bono! Puoi per favore dirmi che cosa devo premere gentilmente? Dopo i simboli abbiamo appunto una valvola, un capezzolo e una leva. Cosa devo fare? Allora sì, sono di più i simboli, perché qua sul muro ci sono tre simboli, ma a terra ho visto adesso ci sono delle cartacce con altri simboli, quindi prova a dirti gli altri. Grazie.
Allora, qua, allora, come al solito vedo, vabbè, quadrato, triangolo, esagono, poi c'è una, un simbolo che sembra uno stronzo. Specifica. È un booster con una pallina in alto a, a sinistra. Un booster con una pallina in alto a sinistra. Allora, un booster con una pallina in alto a sinistra. Allora, io intanto ripremo le robe, va? Quindi abbiamo detto. Ah no, devo ricominciare da capo, aspetta, che bello, che bello. Allora, aspetta, devo fare, devo... Non so più come cazzo fare. Dov'è il biglietto di prima? Me lo dovrebbe restituire. Ah, premi il pulsante per interagire per raccogliere. Ah no, aspetta, mi ha dato un biscotto. E che ci faccio io con questo? Non lo posso infilare qui. Nemmeno qui. E che... No, no, fuori servizio. Allora... Ah, aspetta. Sicuro di aver fatto... Hai fatto... Aspetta, 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 ho infilato la moneta. È sbagliata. È sbagliata, si è incazzata. Ha fatto tipo Kaby Lame, ha fatto... Ok, lo riprendo. Kobe o Kaby? Puttanate, fammi parlare, cazzo! A dir puttanate! Ho sbagliato, non è l'esagono. Quanto mi diverto, Johnny. Quanto mi... Non è l'esagono, eh? Pentagono. Ah beh, cazzo, cazzo! Allora è tutto diverso! Cioè, meno male che ci dobbiamo attenere ai lati della figura, altrimenti, cazzo... Vabbè, ho sbagliato di contare i lati, sono 5 invece di 6. Allora, con quindi calma. Quadrato, triangolo e pentagono. Fammi retry. Retry, Ardo, aspetta. Quindi, quadrato, triangolo, pentagono. Poi... Poi prova questi, secondo me sono giusti solo... No, aspetta, allora mi rispiego. Abbiamo delle figure. L'enigma è diviso in tre cose, in due... No, non guardare la live! Non vale! Non guardare la live! Brutto baro! Non guardare la live! Allora, ci sono due enigmi. Da un tastierino ci sono le figure, quindi appunto l'esagono, il pentagono, scusami, il triangolo, il quadrato e il cerchio. Poi nell'altro enigma ci sono una valvola da tirare, un tritapepe da lanciare e un pulsante da spostare, quel cazzo che è. Capito? Tu per caso hai qualcuna di queste robe? Prego. Allora, la valvola, guardando a terra, effettivamente c'ho una pagina un po' strappata che ricorda... Una valvola con una direzione. Prova a dirti la direzione per girare la valvola. Qua mi dice che prima devi girare la valvola verso destra, poi devi mettere i simboli che ti ho detto, e poi dopo che hai messo i simboli che ti ho detto devi tirare la leva, e dopo devi mettere quel viewster lì con la pallina dentro e ritirare la leva. Allora, Andrea, io ho smesso di giocare a questo gioco perché c'è un problema di base, che è quello che tu non guardi ciò che è attorno a te. Prima mi devi dire le cose dall'inizio, non è che mi dici prima le figure... Quindi bisogna partire prima dalla valvola? Penso di sì, prova. Secondo l'ordine dovrebbe essere prima la valvola. Prova a girarla verso destra. Fatto, poi... Poi metti i nostri quadrato, triangolo e pentagono. Non lo posso più fare, aspetta. Devo rifare tutto da capo. Perdonami, Ma Cristo santo, quindi valvola a destra, poi quadrato, che triangolo, pentagono. Ma prima il quadrato, poi il triangolo, poi il pentagono? Sì. Va bene, dai, adesso mi arrangio. C'è stata un'interferenza, scusami. Allora, giro la valvola a destra. Non guardare la live! Baro del cazzo! Poi, quadrato, triangolo, pentagono, giusto? Rog. Grazie, rogito a lei. Quadrato, triangolo, pentagono. Poi? E poi devi tirare la leva. Quella con la stella? Yes. Sei sicuro? Sì, nello schema dopo il pentagono c'è l'omino che tira la leva. No, ho sbagliato. Io non sono pazzo, ti giuro. Cazzo, dovremmo far vedere anche il mio schermo, almeno a loro. No, è giusto che rimanga così la situazione. Fammi vedere se il biglietto funziona, ma non credo. Infatti. È lui a sbagliare, ragazzi, comunque. No, non sono io che sbaglio, non sono io che sbaglio, fidati.
Provo a vedere se c'è qualche altro indizio in giro, ma... Grazie. Nel mentre che tu cerchi in giro, io cerco di sistemare la grafica, perché il gioco è senza texture, è slavato, non so per quale motivo, torno subito. E tu intanto cerca in giro altri dettagli. Ragazzi, voi in chat, mi raccomando, fiduciatevi, non cercate la soluzione su Google, perché vi vengo a prendere. Allora... Allora, qua c'è una specie di legno intagliato con il disegno di un bambino stilizzato, stella e un boccale di birra. Vorrebbe dire qualcosa. Che cazzo vuol dire? Io non lo so, qualità texture. Ma mettimele, ma perché è tutto così? Ma metti alto, pompa a manetta, bloom attivo, vai, sì. Oh, adesso sì. Il problema... Eccoci, dimmi. Ti mette tante robe a cazzo e il più delle volte non ti servono neanche, quindi ti impappini, cazzo. Allora, Andrea, proviamo ad usare un suggerimento. Sei pronto? Fallo. Suggerimento numero uno, ok? Vi dicevo, pronti, eh? Clicca per svelare. Hai trovato e svelato l'indizio. Dovrai attendere un po' prima di poter svelare il prossimo. Ok, questo era per il Capricorno. C'è un altro indizio, attenzione. No, devo attendere un po' per svelare il prossimo. Ma cosa vuol dire hai trovato? Cioè, io chiedo un indizio e mi dice l'hai trovato, aspetta il prossimo. Ma che cazzo di gioco è? Già mi stanno girando i coglioni. Siamo all'inizio, ancora non so come cazzo andare avanti, Dio buono. Sono davanti ai tornelli. Cioè, non è che sono entrato nel parco e lì ci sono problemi, enigmi, eccetera. No, non sono neanche entrato al parco, cioè sono rimasto fuori. Qua c'è il simbolo di un bambino con una torcia. Ma di che stai parlando? Non mi salutare, che mi dai fastidio! Tu mi dai fastidio, devi darmi la soluzione. Ma perché tu sei? Perché io sono quello che deve faticare e tu sei sempre dall'altra parte a fare un cazzo? Mi giro, sei lì sul molo che guardi gli uccelli. Beh, ti volevo salutare, t'ho visto, t'ho salutato. Allora guarda, mi arrangio io. Ti spiego la stanza com'è fatta, va bene? Parto proprio dalla planimetria. Guarda, mi sto arrangiando io, vado a tentativi. Sulla stanza c'è un muro con tre placche di legno. Su queste tre placche di legno, dalla prima a destra c'è un poster sbagliato dove sembra ci sia una valvola disegnata col simbolo verso destra. Cosa ce l'hai fatta? No, non ce l'ho fatta. Cioè, ce l'ho fatta? Ma... Cioè, ce l'ho fatta e ho bruciato il ticket? Ma no, ma il tizio ha fatto così con la mano come per dire no, hai sbagliato? No, non ce l'ho fatta, ma ce l'ho fatta. Ma perché mi devi instaurare dei dubbi che non ho? Se ha fatto così con la mano vuol dire che ho sbagliato. Perché? Cosa vuol dire ce l'ho fatta? Perché? Che hai sentito? Beh, mi ha dato un trofeo. E che c'era scritto? Non ho fatto in tempo a leggerlo, ma ho sentito il suono e di solito te li dà quando passi le nicchie. Aspetta. Allora, ricomincio da capo. Cos'è sta? Ma perché mi dà sto fare di merda? Comunque, cosa ci quello faccio, che vedo comunque? Io è una stanza con un muro, con delle placche di legno, tipo quello dove ci appendi le armi, con la prima con appunto un posto strappato dove sembra ci sia una valvola che gira di 90 gradi verso destra. Quella in centro con scritto biglietto d'oro sotto, c'ha quei simboli che ti ho detto io. Leva, quadrato, triangolo e pentagono con l'omino che tira le leve. Quella più a sinistra c'ha un pezzo solo sopra di posto strappato dove ci si vede il simbolo che è tipo un merletto, è tipo un cazzo di merletto, di stronzo, di viewster, con dentro in alto un pallino e tu che tiri, la leva. Ma cosa vuol dire? Cosa stai dicendo? Partiamo dall'inizio, Andrea, ti prego. Magari dopo lo invio su Telegram. No, guarda, invialo su Telegram, dai. Invialo su Telegram, così quelli di Telegram si aiutano. Voi sub avete Telegram, mi raccomando. Invialo su Telegram. Fai uno screenshot e invialo su Telegram, così mi fido di loro, perché te non sai spiegare. Che cazzo ha detto in 5 minuti, ragazzi? Guarda, con le sue ditina che clicca sul monitor con l'indice proprio. Guarda come prende la mira, perché è un fotografo eccelso, abituato ormai a fotografare le persone di sfuggita. È nel cloud, sta inviando il messaggio, guardatelo. Nulla può andare storto nel suo piccolo mondo. Io ci vedo bene una cover rosa del suo telefono, non so perché. Ok, forse ci siamo, aspettate. Fatto? Fattissimo, cazzo. Beh, perfetto. Allora, nel mentre tu cerca di rispiegarmi
Io non guarderò Telegram, tu cerca di spiegarmi. Partiamo dall'inizio. Ticket giallo, dorato, come lo ottengo? Via. Il ticket giallo dorato dovresti tenerlo con quei simboli che ti ho detto, quadrato, triangolo e pentagono, minchia mi continua a confondere. In teoria perché sotto c'è scritto quello dorato, la quello forma del pentagono, dell'esagono. Devi girare a destra e quello d'argento dovrebbe essere quel cazzo di merlè di stronzo con la... T'ho detto dimmi quello dorato e parti fino a quello d'argento, figa non capisco un cazzo, quello dorato cosa devo premere? Quadrato, triangolo e pentagono. Allora, quindi soltanto le forme geometriche, giusto? Prima l'analogico, dice Daxin, perché effettivamente ti avevo detto che c'era prima il simbolo di un analogico. Ma che cazzo sta succedendo? Aspetta, devo prima cosare il biglietto, aspetta, perché il biglietto è sbagliato. Ok, allora, si è resettato. Prima la valvola, dicono, quindi la... Prima la valvola. Quindi l'analogico dovrebbe essere la valvola, dite? Ragazzi, valvola è valvola, analogico è un'altra roba. Che cazzo è, per favore? A me sembra una cloche di un aereo. Dicono il capezzolo. Allora, davanti a me io ho una leva da tirare da sinistra a destra, oppure ho la saliera. Saliera o leva? Ditemi voi in chat che avete visto su Telegram che cazzo c'ha davanti lui. Minchia, una matrigosca di puttanate sta diventando sta live. Guarda, non ce la fai manco con Telegram. La saliera, quindi tiro la saliera. Bom, poi devo premere i tasti, i simboli, giusto? Sì, dopo la saliera il quadrato, poi il triangolo e poi il pentagono. E poi la leva con la... La leva quella S, è andata via la voce, la leva quella S cosa? Dopo che hai fatto tutti i simboli devi tirare la leva con la stella. Grazie. Quindi, quadrato, triangolo, pentagono, confermi. Roger. Quadrato, triangolo, pentagono. E poi tiro la leva, eh? Vai, vai! Minchia, un po' più lento, però, Dio buono. Attenzione. Ok, il primo biglietto ce l'abbiamo. Alleluia. Oh. Eccolo qui. Eccolo qui. Abbiamo vinto! Ok. E come arrivo da te adesso? Che succede? Sento una musica, la senti? Vai, vai, vai. Sono i soccorsi, sono loro. Siamo qui. Siamo qui. Oh, la barca degli innamorati. Ma dove? Sta cagata qua i soccorsi? Pagliacci. Allora, spero affondi. Ma non c'è tipo... Tu. Uno di questi giorni. Uno di questi giorni. Ma cos'è sta reggiti. Roba? Ah, carta, forbice, sasso. Reggiti, reggiti. E guardala. Non si vede un H, non si vede. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Grazie all'ausilio dei ragazzi. No. Cristo, sembra mia madre. Ok. Va veloce. Bellissimo. Ma come è fatto bene? È tutto fatto in legno. Potremmo dargli fuoco. Abbiamo già le torce. Là ci sono i bambini cosmici che litigano. Se siete dei mozzi musoni o co-comandanti in grado di collaborare. C'è la luna. Ciurma affiatata e stretta con un nodo delle assi raminghe in balia della tempesta. Sono irritato. Allora, ragazzi, non so se lo sapete, ma una delle cose che odio sono i pirati. Comunque è proprio l'alterazione di Gardland, il galeone dei pirati, cioè uguale. E magari noi siamo i primi bimbi che ci muoiono su sta attrazione, poi la chiudono. Marina Deriva, italiana la signorina. Te l'ho detto che mia madre... The worst, va bene. C'è una cosa che ho imparato è stare zitta, no. Che quando il mare si ingrossa solo la vera amicizia può restare a galla. C'è l'ancora che la uso proprio. Bevi l'acqua nella...
Hai bisogno di comunicare in maniera trasparente, Andrea, eh? Trust, la fiducia, Andrea, la fiducia è un tema fondamentale. Ma è colpa tua che non capì. Colpa tua che non capì. Ungaretti. Sex sale, quindi fate sesso con le vele, accedete alle mie prove e riscuotete le vostre ricompense. Sack sex. Oh, ma quella è la nave dell'amicizia. Ma quello è un elicottero. Non lo sopporto. Navici. Ha detto navici. Tutti a bordo, ce la facciamo stasera, Andrea. Là fuori la chiave è riuscire a comunicare, va bene. Dovete essere in grado di leggere la ciurma come un libro aperto. Bah, guarda. Che ha detto? Servirà onestà e chiarezza e serviranno rapidamente. Siamo fottuti. Carosello della ciurma, va bene, va bene. Allora, destra o sinistra, Andrea, scegli. Figa, scegli, ma che cazzo, Dio buono, scegli. Ci metti in automatico, mi sa, tu devi scendere per forza di là. Vabbè, ragazzi, non, come vedete non ho scelto io la sinistra. Ancora, ancora, biglietto dorato, argentato e marrone. Marrone. Cazzo, quello marrone vedi, c'era il poster, però non ci vedo niente. Allora, sto salendo delle scale di legno, c'è un cartello luminoso, un'insegna luminosa e mi accingo verso l'oscurità, mi prude tantissimo l'occhio, prego tu che hai davanti a te. Stessa cosa, scale, cartello luminescente, sono entrato in una stanza dove ci sono delle marionette di quei bimbi pirata che si vedevano nella galleria. Io invece ho davanti a me un'ancora, credo, più o meno, sì. Allora, anch'io io ho dei teatrini da con la quale posso interagire. Ho un bimbo pirata che piange e ho uno di quei giochi... Hai presente quei giochi da circo che tu praticamente... Aspetta, come te lo spiego? Cioè, tu entri al circo, c'hai il tizio voluminoso con la fanciulla e per fare colpo sulla fanciulla prende il martello... E la colpisce. E colpisce il coso in ottone che parte verso il cielo e fa sting. Se vince gli danno poi lo zucchero filato e lui ha speso circa 20 euro per questo. Sì, sì, quello è il gioco del martello, sì, ho capito, capito. Grazie. Comunque allora, io ti vedo cosa vedo. C'ho una vetrinetta, un teatrino, come hai detto tu, con quattro di questi mocciosi. Di burattini con sopra delle specie di tubi, sopra i tubi ci sono dei tubi di altezze diverse e sopra questi tubi ci sono dei simboli, tipo delle, non sono delle rune, sono dei simboli stilizzati e ognuno di questi bambolotti fa un gesto diverso, cioè quello che sculetta, cioè quello che piange con una mano, Twitch ovviamente contestualizza, c'è quello che fa tipo Ibrahim, quindi confermi un bambino che sculetta. C'è quello che fa il saluto al sole. Praticamente bypassata l'informazione, è andata oltre. Pugno, fa... Che sta dicendo? Guarda la live. Ma che sta dicendo? Se ride da solo. Che sta... E poi c'è un altro che si stropiccia gli occhi e ride. Allora, io ho un bambino che piange. Dimmi il simbolo che devo premere. Piange con una mano, vero? Con una mano, sì. Ah, il simbolo è una specie... è una vasca con un ombrello dentro. Eccola. Che cazzo succede? Salpate l'ancora. Forse è giusto, al primo colpo. Che succede, mo? E adesso? Succede roba, si è acceso tutto. Ok, oh, c'è il tempo. Allora, c'è un bambino che mi fa no, non mi puoi toccare, no, devo premere un tasto, dimmi il simbolo, veloce. È tipo un vaso con un cerchio dentro e le braccia alzate. Tirato, ok, fatto. Il tempo di nuovo, adesso c'è lui incazzato, fa il pugno. No, non mi puoi toccare, mi hai toccato questo, beh, cosa premo? E allora è tipo uno stickman incinta col braccio alzato. È esattamente quello, cioè non è che poteva essere altro. Adesso c'ho è lui che si gratta la testa, come per dire, che cosa ho combinato? Ed è ancora il vaso di prima col pallino dentro il braccio. Vado, sì.
Adesso c'ho lui fiero, come sembra una caraffa di vino che ammicca il cielo, fa così con le sopracciglia. Due banane, le due banane. Due banane, signora, le due banane. Non ci sono le banane, c'è soltanto la donna, c'è soltanto l'occhio, c'è soltanto la donna in no! Era quello, ti giuro. Dobbiamo ricominciare da capo, Andrea. Non posso farci. Allora, ne abbiamo azzeccati 4 e mi ha dato quindi il ticket. No, retry, quindi dobbiamo azzeccarne più di 4. Oh, torna indietro alla barca, che mi sa che bisogna resettare la situa. No, no, non bisogna resettare la situa perché non ho voglia. Ah, si è resettata da sola. Allora, okay. Sono pronto. Allora, parlo io. Ci siamo? Prego. Vai, vai. Ma che cazzo c'ha? Ma che internet ha? Dimmi il bambino. Twitch contestualizza, ovviamente si intende il bambino ludico, non è che interessa se effettivamente di un bambino. Allora, è un bambino che ancheggia con le braccia, come cazzo si dice? Le braccia sui fianchi, no? E sta ancheggiando. È felice, prima che qualcuno lo rapisca. È quello che sculetta, sì. Allora, il simbolo è la vasca con l'ombrello. Vasca con l'ombrello. Tirato. Credo abbia funzionato. Secondo, primo round, eh? Pronto? Via. Bambino che fa no, veloce. Praticamente sono delle nuvole con sopra una mezza sfera. Che cazzo è questo? Tirata. Era dell'acqua comunque, ma va bene. Allora, bambino, è su un piede solo, è imbarazzato, è l'emozione dell'imbarazzo, prova l'imbarazzo. È una la donna con le braccia in alto, sì. Tirata. Minchia, l'ultimo. Il bambino incazzato che fa il pugno. È un cerchio con una L rivolta verso il... Tirato. Sta andando alla grande, va, poi allora il bambino fa no, veloce. È la donna con le braccia al cielo ancora. Fatto. Oh, abbiamo vinto? Ben fatto. Oh. Come aumentiamo leggermente il livello? No. Oddio, allora c'è mi devi dire 4 simboli, mi devi dire. Allora, l'uomo che fa il pugno, il bambino che cazzo vuol dire? Bambino che piange, quello imbarazzato e quello che fiancheggia con le mani sull'anca. No, io c'ho quello arrabbiato di bambino, non si capisce un... Ah no, ma c'ho i simboli anche sotto. No, aspetta. No, aspetta, è molto più difficile. Io c'avevo solo il bambino. Aspetta, perché nel secondo round io ho anche sotto i simboli ai bambini. Perché? Tu cos'è che c'avevi? Perché dobbiamo unirli. Dobbiamo unirli insieme. Perché io c'avevo il bambino con sotto un punto di domanda. Era il bambino arrabbiato. Ah, nel secondo round, allora tu devi dire a me il bambino, va bene? Sì, penso di sì. Oddio, mi ha dato il ticket marrone, però. Posso riscuotere il mio premio, vediamo. Dove cazzo è il premio? E che ne è qua, con quello marrone ottengo la merda. Da questa parte? Chi è? Non c'ho niente. Beh, perché tu non ti meriti niente. Ah, perché i biglietti li dà. La vedi la scintilla? Sì. E quindi mo? Potrebbero fare un escape room gigante con questi enigmi. Mi sto cagando sotto. Che è sta roba? Ma sta potenziando la nave? Ha bisogno di un attimo di intimità, mi sa. Ah, cioè potenziamo la nave, quindi con una ci fa... Ah, è ok, è semplicemente una lanterna, Andrea. No, ma rifacciamolo, possiamo fare di meglio, dai, almeno il secondo round possiamo farlo, ottenere un potenziamento migliore. Dici che possiamo riprovare? Sì, si può riprovare. Praticamente con questo qua abbiamo fatto il minimo indispensabile, infatti ci ha dato una nave che fa acqua da tutte le parti.
Però la struttura di gioco sembra figo, è tipo minigiochi riprovabili, se posso. Ci sta, aspetta, riproviamo, vediamo. Non si può rifare. Bene, ritiro quello che ho detto. Sali a bordo. Ok. Sta partendo senza di te. Ma che cazzo dici? Non può partire senza di me. Ci ho provato, ragazzi. Mi sta piacendo già di più del primo capitolo e del secondo messi insieme. Dunque, sapete ascoltarvi, un ottimo ne sapete ascoltarvi, una parola. A cosa serve se non agite con un'unica entità? Non lo so. Aspetta, fai tipo la regia. Fai come la regina, saluta, mentre andiamo con la barca. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto la Shura. Beh, è incredibile comunque. Il Papa, come il Papa. No, il Papa fa ti tiro un pugno, aspetta. C'è il pugno. Il Papa fa così, tipo. Vai, scendi. Sì, ma con altro tono, eh. Allora, procedo al secondo enigma. Salgo le scale, cartello luminoso e ci siamo. Idem. Ma hai mai provato a correre salendo le scale? Nella vita vera, intendo. È enorme sto posto. Non sarei qui per raccontare. È enorme sto posto, Andrea. Non vedo un cazzo, accendo la torcia. Non vedo un cazzo uguale. Cito io la prima volta. Allora, ho una pedana davanti a me, una sorta di mappa da completare con dei pentagoni. Degli esagoni stavolta. Ho sbagliato. Figa, c'è un delirio. No, mi sa che a sto giro ce l'ho io il biglietto da fare. Sì, perché vedo la macchina che straccia i biglietti. Biglietto d'oro, d'argento. Quello che hai detto tu. E aspetta, entro nell'altra stanza. C'ho praticamente dei sì. Oh mio Dio. È impossibile, Andrea. È già impossibile. Oh mio Dio. Che cazzo sto guardando? Non è fattibile, Andrea. Cioè, io ho già perso. Cioè, io non ce la posso fare. Io ho la lava, l'acqua e una foglia. Anch'io. Consegnato tutto zero. Allora, quei simboli là che ho scritto zero ce li ho anch'io. Però io ho anche delle specie di serrature che non sono serrature. Sono delle cavità nelle pareti con dentro un meccanismo. Una specie di termostato di leva e sopra una c'ha la L, la B e la A. Poi... Ok, li vedo. A, B, L, sì. Qua dietro c'ho tipo una specie di pavimento a nido d'ape con davanti uno schema con scritto Twitch color to biggest group count. Twitch. Io invece ho sempre nido d'ape e la pappa reale che fa benissimo perché ha la vitamina C. Qua ci sono i tasselli, bisogna praticamente con il nido d'ape bisogna comporre una specie di mosaico, ma le foglie là... Probabilmente servono i colori, bisogna fare qualcosa con i colori. Allora, no, io qua ho una parete con un'immagine che bisogna, riformulare, ricreare. Tu hai dei tasselli, io ho gli stessi tasselli, credo, suppongo. Tuoi tasselli, che cos'è che c'hanno dentro? Scusate. Allora, i miei tasselli sono vuoti a parte due che sono vicini e praticamente hanno un tassello ancora più grande, spesso con sopra, cazzo, diciamo, uno su, uno giù, ma uno in basso, c'ha i tre colori. Quindi sopra c'ha un pezzo di tassello verde, a destra c'ha un pezzo di tassello blu, ma cosa sta sotto dicendo? C'ha un pezzo di tassello rosso. Ok, io ho un pezzo di tassello blu, rosso, nero, un pezzo di tassello verde, nero, blu, nero e un pezzo di tassello blu, nero, verde, nero. Allora, fammi capire qua, devo capire qua il termostato qui, perché qua c'è tipo sulla L, che sarebbe l'IF, penso c'è, è verde, sulla B, che sarebbe la B di fuoco, c'è il rosso, e sulla A, che è la A di acqua. Che cazzo ho fatto, Andrea? Ho premuto un tasto. Che cosa ho combinato? E mo?
Taradoke. 10 tasselli rimasti, mi dicono. Vedo la tua luce, vedo la tua luce che stai componendo il puzzle sul mio pavimento. Aspetta, forse ho capito, ti devo guidare. Ecco, vai lì, ecco, no, ritorna indietro. Di uno. Ma no, tu con la luce mi puoi posizionare dove devo mettere esattamente l'esagono, segna. Ma io non c'ho niente per controllare, la luce la vedevo, eri tu che ti muovevi. No, e io vedo te, vai tu sulla piattaforma, dimmi dove devo metterlo. Quindi se io sono sulla piattaforma si vede. Vedo una tua luce, sì, saresti tu. Allora, qua. Qua? Vado? No, devi metterlo blu qua, blu. Cosa vuol dire blu? Rosso? No, non è rosso che devo mettere qui. No, devi metterlo blu. Ma ha molto senso che sia rosso effettivamente qui, eh? Cazzo, me lo vedo verde, come rosso. Porca puttana, sei daltonico, me lo dici 30 anni dopo, Dio Bono! Mettilo blu! Ma cosa mettilo blu? Cosa metto blu? Così? Ma io lo vedo verde, perché... Hai rotto i coglioni, eh? Penso che sia verde a prescindere, quindi allora va bene, levalo da lì, mettilo qua, guarda, mettilo qua. Ma era, sembrava, qua, a me sembrava molto corretto come abbiamo fatto all'inizio. Così? Ok, mettilo anche qua, un altro verde. Ma io non lo vedo verde, che sta dicendo? Ma quanti ne ho? Qua. Ma qua, cosa? Qua, io ne ho uno, di tassello da posizionare. Tasselli rimanenti, 10. Ma cosa vuol dire? Cazzo, uno. Allora sposta quello e mettilo qua dove sono io adesso. Come lo devo mettere? Devi dirmi anche come girarlo. No, va bene così, come l'hai messo prima. Ha senso quello che ho fatto? Stiamo già sbagliando ora, tutto. Ora, io sono qua. Qua dovresti provare a metterlo rosso. Ma aspetta un attimo. No, qui non serve un cazzo. Ma qui io ho un muro con scritto 320, ok? Non è che questo numero ce li hai, questi numeri ce li hai anche tu? No, io ho un muro con scritto 420. 420. Non è che i zeri sono questi, no. Allora, Andrea, abbiamo sbagliato a mettere il primo tassello, perché non sta succedendo un cazzo. Quindi dobbiamo rimettere il primo tassello nel posto corretto. Non va qua. Sì. Ti giuro, il più corretto è... No, lì non va bene, perché lì non combacerebbe col verde, combacia col blu lì. È il mio numero di telefono AO. Guarda, ma non penso che nessuno abbia voglia di chiamarti. Poi, non c'è una reference del collage da qualche parte? Capito, perché posso prendergli anche i tasselli. Tu devi comporre il mio, io devo comporre il tuo, capito? No. Dovete ricreare la forma che c'è nel muro. Metti i tasselli, me li fai comparire anche a me. Molto probabilmente quando io metterò i miei compariranno anche a te e uniti dovrebbero completarsi, capito? Allora, con calma. Io adesso ti dico cosa c'ho davanti al mio muro. Tu lo devi fare, va bene? Sei pronto? Ok. Tassello 0, esagono 0, ok? Ho la parte sotto rossa e la parte sopra... Scusami, la parte sotto arancione e la parte sopra rossa. Poi non so che cazzo di colore sia. Come arancione? Io non ce l'ho l'arancione. Benvenuto nel mio mondo. Mi segui? Mi stai seguendo? Io non posiziono tasselli, io posiziono... Che cazzo è? Un deodorante per ambienti? Ma che sta dicendo? Io non ce la faccio più, ragazzi. Suggeriscono in chat che è viola scuro, perdonatemi. Ma come da arancione a viola scuro? Come minchia è possibile? Arancione sotto, viola scuro sopra. Non guardare la live perché mi incazzo e ti vedo se guardi la live. Ma io c'ho solo il verde, il blu e... Perdonami, ciao, che gioco è? È un gioco di merda, procediamo, prego. Quello verde di prima, mettilo dove l'aveva messo prima, per favore. Mettilo qua. Verde di prima, per favore. Come prima, rimetti. Come prima, che cazzo vuol dire come prima? Così era come prima, io non so come cazzo. Così.
Sta funzionando, si sta muovendo qualcosa. E me? La foglia a me mi ha fatto un plin. Ok, ok, allora, adesso A o B, cosa devo fare? Cosa devo prendere? Allora, prova a prendere il blu. Il blu, ossia? Un tassello blu se ce l'ha. Ma, scusami un attimo Andrea, ma L sta per leaf, giusto? No, no, è una battuta, non penso... No, ha senso perché c'è una foglia qui. Però c'è acqua, acqua di... A water, no, di butter, perché c'è la B. E A di lava. Che cazzo è successo? Ho toccato qualcosa. E non toccare però, e non toccare. Com'è una C? Qui per un tassello blu qui lo puoi mettere. Ah, dicono che è una C, Andrea, non è una L. Anche a me sembrava una L, ma a quanto pare siamo noi un po' lenti. Ma come cazzo fa a essere una C? Bella domanda. Però a rigor di logica c'è A, B e quella sarà una C. Abac. Bab. Va bene. Allora. Andrea, non lo so, non ne ho idea. Prendo il tassello B. Ho preso quello centrale. Che cazzo devo mettere, mo? Qua, la vedi la luce dove sono adesso, vero? Sì. Dovresti mettere una roba blu se riesci qua. Una roba blu. Così? Ma non abbiamo capito l'enigma. Non è verde, io la vedo blu e verde. Cioè, e non sto, io non sto capendo un cazzo di sto enigma, Andrea. Cioè, che per puro culo siamo riusciti a fare il primo pezzo. No, ma il tassello che tu piazzi, tu di che colore lo vedi? Ah, quelle sono rose e non è lava? Chiedo umilmente perdono. Tu vedi un'altra roba, sto vedendo adesso dalla live, ma è completamente al contrario. Ma tu non devi guardare la live, baro di merda, ma non devi, sennò si risolve tutto in poco tempo, ma scusa. No, allora, questo tassello che metti tu è verde, quindi questo qua che mi hai messo adesso, spostalo e mettilo qua, dove sono adesso io. Non ha funzionato. Ce n'hai per caso un altro verde? Sì. Ah, dove sono io adesso? Prova a piazzare il tassello qui, vedi anche di che colore. No, non ce l'ho un altro verde, c'ho soltanto quello da prendere. Ormai ho preso quello centrale, devo posizionare quello centrale nel posto giusto. Prova a prenderne un altro. No, lascialo lì, era giusto. Ma che era giusto? Era tutto sbagliato. Come fa ad essere giusto? Non c'entrava un cazzo. Fidati, fidati. Così? Ora sì, prendi un altro tassello e mettilo qua. Dove Ma non lì. Ho un altro tassello, Andrea, non posso prendere un altro tassello. Si può mettere un tassello alla volta, deve essere messo nel posto giusto affinché ci diano un altro tassello da usare. Aspetta, provo a fare sta roba, vediamo. Dicono in chat di girarlo. Rimettilo là! L'ho girato, ha funzionato. No che ha funzionato, come ho messo io quello che dovevo... Non è vero, ha funzionato perché abbiamo fatto noi la cosa giusta. E mo? Ma io non sto capendo l'enigma. Cioè ragazzi, voi state andando a manetta, ma io non sto capendo un cazzo. Qua mi dice che c'è bisogno di mezzo rosso e mezzo verde. Allora puoi prendere, puoi raccogliere un altro tassello tu in questo momento. Sì. Prova a metterlo qua. Prova a girarlo affinché combaci con la figura, perché io ormai non sto capendo un cazzo. Così? Allora è mezzo verde e mezzo rosso. Non è mai mezzo verde e mezzo rosso. Grazie Miriam. Grazie ragazzi per le sub. Ragazzi, non sto concependo un cazzo del ragionamento che c'è dietro questo enigma. Niente. Perché noi non stiamo risolvendo l'enigma, noi stiamo facendo le cose a caso. Noi dovremmo risolvere l'enigma in questo momento. Ma se io sbircio da qua, lo posso vedere lui? Ah, ti vedo, non fare un cazzo, altrimenti mi si copre la visuale. Ok. No. Che minchia è successo? Io non ho fatto niente, non ho manco premuto per parlare. Io ragazzi non so più. Allora Andrea, ricominciamo tutto da capo, c'è un modo per farlo? No, no, è impossibile, devi ricominciare da capo. Aspetta, tanto basta togliere.
devi finire le frasi. Tu togli il dito per parlare con la radiolina prima di ultimare la frase. Tu hai un problema con i numeri, col tempo in generale. Prima finisci la frase e poi stacchi il dito dalla radiolina, dal tasto. Roger. C'hai ragione. Comunque, non si può tornare indietro. Io non posso fare una minchia, non si capisce un cazzo. Dicono che i colori che combaciano sono illuminati. Ma da che? Per me è tutto uguale. Che cazzo vuol dire i colori che combaciano sono illuminati? Ma che ne so, ma sono 3 anni che siamo qua su Twitch, ancora non ho capito cosa scrivono in chat. Ma voglio ricominciare, ragazzi, perché non ho capito un cazzo dell'enigma. Almeno capissi cosa sto facendo, possiamo ricominciare e farlo in maniera defilata, no? No, fidati, l'ultimo tassello che hai messo, toglilo, perché tu lo stai componendo da... Hai capito che tu lo stai componendo da me? È da me che dobbiamo comporlo il puzzle. Va bene, ok, è questo, ok. Quindi io sto mettendo dentro i tasselli che servono a te. E fin qua, ok. Ma tu i tasselli li vedi come li vedo io? Io vedo davanti a me dei colori che riprendono, diciamo, dei temi particolari, delle rose, l'acqua e delle foglie, ok? Però hanno delle forme tutte particolari, sono ondulati. Sì, li vedi a caleidoscopio, si dice. No, io li vedo diversi. Ma, non è assolutamente a caleidoscopio che li vedo, ma vabbè, comunque, tu cosa vedi invece? Io vedo semplicemente degli ingranaggi di bronzo con dentro, ma dentro tipo una strisciolina piccolina fatta a mosaico, con il colore corrispondente. Tu l'ultimo tassello che hai messo, prova a toglierlo, che proviamo a riposizionarlo, che mi sa che... E quale cazzo l'ultimo che abbiamo sbagliato è solo quello, perché no... L'ultimo tassello è questo qua, non so se vedi la mia luce. Non posso, devo prendere un altro tassello. È bloccato, perché io l'unica cosa che posso raccogliere sono delle specie di colonne greche che posso mettere sui tasselli. I primi due tasselli che abbiamo messo, ho messo sopra la colonna greca e si è accesa di verde. Aspetta, un'idea. Molto probabilmente le prime colonne sono giuste. Allora, adesso prendendo il tassello, io potrò vedere dalla tua zona, credo. Esatto. No, fermo. Aspetta, eh. Lo posiziono qua, cazzo. Aspetta. Eccoti. Allora, fammi vedere che cazzo c'è da te. Tu hai il cestino, intanto. Il cestino cosa serve? Se sbagliamo, però vedi le colonne che abbiamo fatto all'inizio che sono accese, verdi, e quella che ho appena messo. Parla, dimmi, vai. Non riesco a raccoglierla questa qui, perché è sbagliata, l'avevamo sbagliata. Qua bisogna mettere una colonna rossa su questo. Quindi tu devi prendere delle colonne e metterle lì? Sì, però non riesco a toglierla, non me la fa togliere. Ma... Io mi voglio già arrendere. Allora, con calma, 0, 2, 4, ok, quindi sono lo 0 però vedi e 1. Lo schema qua che vedo sul muro, vedi, anche qui, questo qua. Tu sul muro hai 0, 2, 4, giusto? Vieni su da me, guarda che cosa c'ho io. Però vedi, sono comunque gli esagoni a terra e le colonne che dovevamo mettere insieme, lo schema vuol dire quello. Guarda cosa c'ho io. Che non vedo un cazzo. 0, 2, 3. Specie di mosaico con... Io ho quel mosaico lì che sto componendo, che cazzo vuol dire quella roba? Non boh. Esatto, è proprio la cosa, è quello che c'è da dire. Però il problema è che adesso abbiamo sta cazzo di colonna che non si leva, come minchia facciamo? E che ne so io, però se non si può spostare vuol dire che abbiamo messo giusto, se no non si incastrava. No, queste sono giuste perché sono accese, le vedi queste due verdi? Più o meno le vedo, devo saltare per vedere, Andrea, sto per vomitare. Dicono suggerimento, proviamo a vedere. Allora, suggerimento, clicca per svelare. La chiave del lavoro di squadra è l'equilibrio. Per proseguire dovrete aumentare i punteggi di tutti e tre i colori. Ah, gemelli, questo era per i gemelli. Ok, quindi... Ho raccolto una colonna blu. Quindi ci ha detto l'ovvio. Suggerimenti non servono più a nulla, comunque. Colonna blu? E lui si sposta di là. Incredibile. Aspetta! No! Perché? Perché l'hai fatto? Che cazzo hai fatto? Ma chiuso dentro. Che cazzo ho fatto? Ma perché non ti metti le mani in tasca? No. Ma quindi non si può più muovere la colonna, non perché è giusta, ma perché l'hai bloccata tu. Ma porca troia! E come minchia facciamo? Dobbiamo uscire e ridistallare il gioco.
No, non lo so, Andrea. Allora, sbagliamo. La soluzione è sbagliare, ce lo farà rifare, guarda. Aspetta, qua c'è una colonna rossa però. Metti roba e fai. Allora, vieni qua davanti. Aspetta, un attimo, ma forse è giusto questo. Arrivo. Salve. Andrea, veramente, ho poco tempo, poca voglia. Per favore, arriviamo al punto. Ci servirebbe, mi servirebbe di levare quella cazzo di colonna che si è incastrata, che si è buggato. Mi servirebbe di levare. Non iniziamo con i bug, eh. Non iniziamo a giustificare la tua incapacità con è un bug del gioco. Comunque, beh, è bellissimo sto italiano, sto volgare fiorentino che ho tirato fuori. Mi servirebbe di levare. Dicono, ma non è che dovete creare la forma nera che c'è nella tua figura? Ne conosco tante di forme nere che c'è nella mia figura. Comunque, grazie per aver dato un contributo a questa frase. Lo schema che dobbiamo creare, ovvio che sia quello che si vede qui, però se riuscissi a levare sta cazzo di colonna, magari riusciremmo a fare quel cazzo di schema lì. Non è possibile. Andrea, io non so come dirtelo, non è fattibile. Allora, questo lo riposiziona, però vado a creare un collegamento. Però guarda, questa blu commesso si è accesa, guarda. Aspetta. Cosa vedi adesso? Minchia, sto andando alla grande, non so cosa ho fatto, ma sto andando alla grande. Vai, fai a caso. Senti, facciamo una bella roba. Io unisco i colori e vaffanculo, eh. Allora, aspetta però, mi sta dando... Ah, credo di... Ah, ho capito! Allora, la congiunzione di... io sono riuscito ad unire 4 parti d'acqua e quindi mi dà 1 di 4, ok. Infatti ho 4 parti d'acqua congiunte. 1, 2, 3, 4. Non è per menti erudite, lascia fare a me. Poi abbiamo 8 parti di foglia collegate. Infatti abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tuoi tasselli li vedo al contrario. Ecco perché io li vedo in un certo modo. Io dovrei... Bisognerebbe venire qua al buco e dirti di che colore lo vedo. Tipo questo... Sto risolvendo, scusami. Quel tassello che hai preso è mezzo blu e mezzo rosso. Aspetta. Ci sono la soluzione, ragazzi, è qui. Nelle mie sporche mani. Ci so, guarda, mi ha fatto mettere tutte le robe al contrario. Sto qua. Io, il problema è che non lo devo ascoltare. Vabbè, leggo un po' la chat mentre svapo. Leggo un po' la chat mentre svapo. Cioè, è proprio un ragazzo moderno. Allora, qui potrei fare una congiunzione del genere, però sarebbe più corretto. Ditemi, ragazzi, se ha senso il mio ragionamento. Vedete, sta funzionando. Bisogna semplicemente congiungere i colori, Andrea. Che cazzo ci sto a fare? Ma che cazzo ne so io? Io vado. Non so se ha senso quello che sto facendo, ragazzi. Sto equilibrando. Acqua 7, foglia 8. In questo qua c'è una tutta blu. Tutta blu? Eh? Ma cosa hai toccato? Ma tu, al posto dell'esagono, perché io ho gli esagoni girati probabilmente, cioè dalla parte c'è quello che vedo io, dall'altra parte c'è quello che vedi tu. Io dall'altra parte li vedo come al solito, con il fondo di bronzo e i due colori che rappresento. Il fondo di bronzo. Al cinema. Così, non so se ha senso. Non so che cazzo sto facendo. Perché mi dice adesso che è aumentata la foglia? Ma perché mi dice che ho aumentato la foglia se ho buttato giù l'acqua? Non sto capendo un cazzo. Beh, a caso. Ma poi che numero dobbiamo ottenere? Qual è quello che dobbiamo fare? La foglia, l'acqua o le rose? I numeri dovrebbero essere 4, 2, 0. Grazie per queste rose. Grazie mille. Grazie per queste rose. È diventata una live di TikTok. 4, 2, 0 dovrebbero essere i numeri. Quindi 4 rose, 2 d'acqua e 0 verdi. Che cazzo vuol dire? Eh? I numeri sono 420, quindi 4 rose, 2 acqua e 0 foglie. Mi prendi per il culo perché siamo a 8 acqua, 12 foglie. Ho visto. Stai sbagliando, fidati. Comunque l'ho capito l'enigma. Non si può riannullare in qualche modo. No, non si può. Non c'hai tipo anche tu il cestino o qualcosa per... Però potrebbe anche essere che noi dobbiamo aumentare il numero di rose
di non so quanto rispetto all'acqua e alle foglie. Aspetta che provo a vedere se si può riavviare in qualche modo. Aspetta, mi getto giù dall'acqua, ragazzi. Ci sarà una soluzione a sto gioco di merda? Andrea, tu se scendi non hai tipo un retry? Tu dovresti avere dei biglietti giù. Ritorna alla barca. No, allora qua c'ho la roba dei biglietti con la leva. A testa delle moltiplicazioni ci sono i numeri, dovete arrivare a quei numeri. Come faccio a farlo? C'è una lista di numeri a sinistra. Dice che c'è una lista di numeri a sinistra. Aspetta. Non l'ho neanche vista, ragazzi, fermi. Ma tanto dobbiamo ricominciare. Minchia, dobbiamo arrivare a 21? No, ma scusatemi, ma è una follia. Quindi come facciamo a ricominciare? È impossibile. Ma ci sono dei numeri a caso, non capisco. 21, 18, 12. Ho capito, ma come facciamo, ragazzi? Ma fino a lì è impossibile. Cioè, io devo continuare a buttare roba? Come si fa a giocare con un amico? Chiedono. Aspetta, Andrea, che rispondo. Ragazzi, scusate, domanda per qualcuno che ha il gioco su PS5. Come si fa a giocare con un amico? Allora, devi avere un amico e una PS5. Ma che cazzo c'entra adesso, porca di quella... Dino, c'è un cartello alla tua sinistra. Aspetta, ci manca un tassello e poi abbiamo perso. Allora, aspetta, perfetto. Sì, mi piazzo a caso. Oh, ragazzi. Oh. Come tasselli rimanente uno? Non sta funzionando. Dove cazzo lo devo mettere? Lo metto così. Non sta funzionando. Lo metto... Aspetta. Qua. Lo metto col verde. Non sta funzionando. Perché non sta funzionando? No, allora, ragazzi, la roba di collegare i colori per aggiungere il punteggio l'abbiamo capita. Il problema è un altro adesso. Capire come riniziare. Sì, perché dobbiamo ricominciare, ragazzi. È impossibile che... Cioè, vedete che mi ha sbagliato tutto qua. Ragazzi, non posso raccogliere niente. Inutile che mi dite che devo... Tu non puoi fare proprio nulla, Andrea? Adesso posso raccogliere quest'ultimo. Vediamo se... Ah, allora qualcosa puoi fare. Attenzione, ultimo tassello. Che succede? Guarda, non siamo arrivati per un soffio al 12, al biglietto bronzo. E dov'è che... Te l'ha dato a te il biglietto? Eh no, ma siamo arrivati... Che cazzo siamo arrivati? Ad 8 siamo arrivati. Ci mancava... Sì, ma 8 di acqua, ma perché siamo arrivati a 10 di... Quindi dobbiamo far sì che l'acqua arrivi a 12. No, penso che sia un punteggio complessivo, non lo so, perché forse le acqua sono l'unica che abbiamo collegato. Non sto capendo un cazzo. Vabbè, quindi che biglietto hai ottenuto? 8 punti abbiamo fatto, però per ottenere minimo il bronzo dobbiamo fare... 12. Quindi torna giù, butta via il biglietto e facciamo un retry, ricominciando da capo. Ok, ho fatto retry. È lentissimo, stasera è lentissimo. Ha fatto retry, allora aspetta che ritorno indietro. Tutti devono essere tutti a 12, dicono. Le colonne moltiplicano il numero di tasselli dello stesso colore. Allora vabbè, proviamoci. Tanto l'importante è che arriviamo al bronzo. Cioè, scusami, le colonne moltiplicano il numero di tasselli dello stesso colore che tu metti insieme. Quindi se fai 4 verdi e poi lui ci mette una colonna verde, diventano 8. E devono essere tutti... Madonna. Dino, l'enigma consiste nel far arrivare tutti e tre i colori a 12. Devi riuscire a collegare i colori così il loro punteggio si moltiplica e riesci a fare... molti più punti. Ah no, per vincere basta arrivare. Maestro invece deve riuscire a collegare le colonne dello stesso colore tra loro. Firmo io per lui. Ok. Grandi ragazzi, ma è tutta farina nel vostro sacco. Assolutamente, certo. Certo. Comunque vabbè, si era capito questo che bisogna collegare non i colori. Non si era capito mai, se no l'avremmo già risolto, Andrea. Cominciamo. No, più che altro non si era capita la roba dei punteggi. Allora è più facile del previsto. Va bene, quindi a sto punto, Andrea, dobbiamo cercare di arrivare a fare 12 d'ognuno, capito? Quindi noi vediamo le stesse lettere qua sopra, C, B e A, giusto? Quindi sì, iniziamo con la A. Allora, io la A la vedo ed è mezzo blu e mezzo rosso.
Quindi... Intanto là tu dove ce l'hai? In fondo verso il cartellone dei numeri? Sì, ce l'ho da opposto alla tua, ovviamente. Non ci siamo capiti. La A dov'è? È vicino al cartellone dei numeri? Quello che è alla tua destra? Sì, brutto cretino, se io ce l'ho a destra, tu ce l'hai a sinistra. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra se io ce l'ho a destra e tu ce l'hai a sinistra? Ti ho detto, è vicino al cartellone dei numeri, è l'opposto alla tua. Dì sì e basta, che cazzo vuol dire l'opposto alla tua? Se no vado a pensare che ce l'hai di qua. Sto morendo per le tue puttanate. Rispondi sì o no, figa. Ma ho detto sì fin dall'inizio, brutto cazzo. Allora, quindi, andiamo a prendere il tassello A. Sei pronto? Vai, vai, allora è mezzo rosso e mezzo blu, quindi raccoglilo. Ok. Tu hai in mano quel... Ma non vedo un cazzo, tu hai in mano quello, ok. Che sta facendo? Non posizionare roba. Allora, tu devi posizionare il tuo rosso e blu in un cilindro. Tu hai il rosso e blu di là, rosso e blu di là. Ok, allora, aspetta, Allora, vedi la luce? Sì, ti vedo. Mettilo qua. E non posso metterlo là. Come non puoi? Perché? Lo posso mettere, Andrea, ma se lo metto là faccio un casino. Non facciamo abbastanza punti. Tu hai rosso e blu. È dall'altro lato, tra l'altro. Dobbiamo calcolare anche i miei punti. Dobbiamo unire insieme le due cose, capito? Ma chi se ne frega di... C'ho la colonna, posso fare il moltiplicatore. Fidati, mettilo qua. Lo metto lì, va bene, aspetta. Allora, come cazzo glielo metto? Mo' ricominciando da capo. E facciamo lo stesso identico errore di prima. Così? Yes, prova. No, puoi... Andrea, aspetta un attimo, Andrea. Aspetta un secondo. Scusate, ragazzi, c'ho il cane che sta mangiando i cavi. Che cazzo sta facendo? Scura? Vieni al buco. Perdonatemi. Che è successo? No, Andrea, che se pensavo ci fosse Itil che stava mangiando i cavi, invece no. Vieni al buco, arrivo. Vieni al buco, parla. Li vedi i colori? Sì. Li vedi i colori, poi dammi un'altra informazione. Dovresti girarlo perché così non combacia. Allora prova a metterlo dove andava bene per te, dai. Prova a levarlo e metterlo dove andava bene per te. Che casino. Allora, abbiamo preso il rosso e il blu, quindi a questo punto lo metto di qua, ragazzi. Così? Non combacia comunque. Ma minchia, ma che gioco della minchia, Andrea, ma perché? Dio buono, con tutte le robe cooperative che ci sono su Steam, figa, l'ennesimo cazzo di ictus verbale che deve venirmi fuori ogni sera per giocare a sti giochi, sono stufo. Vieni qua, mettilo via, proviamo a cambiare colore, vieni qua, così magari appena si creano altri collegamenti, proviamo a fare la C. La C, va bene, facciamo la C. È uguale, sempre blu e rosso, rimetti la V. Allora di B. Oh, questo è verde e blu. Verde e blu. Verde e blu. Dimmi dove dovrei metterlo, lì? Qui. Dove? Qui. Non gira, Cristo. Qui dove... Fatto? Oh, bravo. Ha funzionato? I verdi sono collegati, prova a piazzare la colonna. Aspetta che vedo. Prova. Siamo a due, ok. Ma non ce la c'è, ma non è, non... Adesso proviamo, quindi tutti a 12, non possiamo puntare solo su un simbolo e farmare punti con quello, secondo me. Ma ragazzi, ma io faccio cagare in due cose nella vita, le forme e la matematica, Dio buono! Allora, vieni alla C che praticamente è un tassello multicolor, cioè tutti e tre i colori, vieni alla C, così almeno magari lo piazziamo in centro e ci risolve 50.000 collegamenti. Ok. Qui, dove sono io adesso. Ma come qui? Ma lì non c'è un cazzo. Ma scusami, che collegamento mi fai fare, Andrea? Aspetta. Allora proviamo a metterlo qua di fianco dove ho messo il verde. Magari ci combacia. Qua ti va bene?
Dove l'hai messo? Non ho visto. Qua, ma porca puttana, qua. Però lo devo girare. Metti... Lo devo girare, aspetta. Così. Giralo ancora di una bo. Di una bo. Così. Un'altra botticina. Così. Se mi dici ancora un'altra botticina, veramente. Un'altra, l'ultima. Ma non ha senso da me sta roba. L'ultima, però devi andare verso destra. Così? No, non combacia mai. Mi sa che è sbagliato. Prova a metterlo ora, prova a spostarlo, metterlo qua. Perché almeno facciamo combaciare tre verdi. Dino, la sua lavagna davanti a te c'è il punteggio che ti possono dare i collegamenti? Ah, 3, 2. Là, bravo, là dove segue la luce. Effettivamente io ho la colonna rossa, quindi dobbiamo giocare col rosso. Dobbiamo giocarcela col rosso. Quindi dobbiamo trovare un modo per far combaciare i rossi. Prova a piazzarla qui. Quindi se io collego così a... Dove c'è? Aspetta un attimo, Andrea. Quindi se io collego... Prova a piazzarla dove sei adesso, perché dobbiamo far combaciare i rossi. Io ho la colonna... Cosa devo fare? Io devo dare retta a te e alla chat insieme. Non sto capendo un cazzo. Non dare retta alla chat. Stai giocando con me. Mettila dove vedi la luce, dove vedi la mia luce, per favore. Dobbiamo far combaciare i rossi. Così? Prova a girarla. Porca puttana. Ma non si gira mai. Così? Da me non cambiano i colori, quindi è inutile girarla. Cioè, e me lo dici adesso? Me ne sono accorto adesso, effettivamente. Come cazzo fai ad accorgertene adesso quando sono 3 ore che sto girando in continuazione? Ma se tu mi dici gira, io ti dico così e poi non si gira, dimmi, guarda che non si gira, non è che me lo fai fare 37 volte e poi stai zitto, porca troia! Allora, prova allora a piazzarla qui. Ma non provo più a piazzare niente, adesso tu prova a piazzare dove cazzo dico io, perché sennò è la fine. Vabbè, dai, facciamo. Mancano 3 fottuti minuti alle 23. E quanto è vero che io spengo tutto ai 23 esatti, io smetto di giocare. Quindi abbiamo 3 minuti per risolvere sto cazzo di enigma. Se no, non mi interessa. Che bello. Comunque, se vieni al buco. Ah, qua si vede. Se vieni al buco, ti faccio capire che cazzo significa. Allora, il sergente Sergio giustamente dice che sono io che devo condurre il gioco, perché sono io che ho i colori e sei tu che hai il ticket, quindi sono io che devo fare l'unione dei colori e tu fai i moltiplicatori, capito? Va bene. Fallo. Vado, Allora, adesso iniziamo ad unire le robe. I punti giochiamo che col rosso, devi fare in modo di... Allora, fammi pensare, tu è il rosso. Io ho in mano il Allora. Rosso. Allora. Io ho un verde qua che non finisce più, quindi provo a fare questo collegamento qui. Abbiamo capito che se facciamo sta boiata mi dà 3 punti. Prova a fare moltiplicatore a robe. Moltiplicatore cosa? Moltiplica quel cazzo che vuoi, moltiplica. Vedi cosa riesci a moltiplicare. Lo piazzo qua. Ma siete ancora in questo punto? Sì, siamo ancora in questo punto, perché sono 3 ore che sto cercando di finire sto cazzo di enigma, va bene? Allora, ecco, c'è la lettera A che è tutto rosso, quindi potremmo fare una bella concatenazione. Guarda, raccogli. Vieni qua al buco, guarda dove ho messo il moltiplicatore rosso, lo vedi? Riesci a metterlo dove combacia la tua? Aspetta che non vedo un cazzo, non vedo. Ci provo, vai dove c'è il moltiplicatore. Prova a metterlo qua. Non so se vedi. E ovviamente io c'ho verde e blu qua nel mio, come cazzo faccio? Bisogna giocare su 2 schemi diversi. Mamma mia, ma l'eritema che mi sta venendo. Là ho fatto. Non so che cazzo sia sta roba, però. Allora, quindi lo 0 è quando non si collega niente. Però non c'entra niente qui. E lo so che non c'entra niente, Andrea. Sto provando a fare qualcosa con quello che ho. Però per fare più punti devi metterla dove ho messo io i moltiplicatori. Sto messo lì, vai. Dove serve a te. Vai, messo lì.
Ok, Omelo, me la... Cioè, si sono abbassati i numeri, ti rendi conto? Ma ragazzi, ma non è vero, ci avete truffato, non funziona così. Sono le 23. Sono le 23. Bene. A posto. Addio. E fino a settimana prossima. Ciao ciao e arrivederci. Vaffanculo, però no, chiudi. Chiudi, vuol dire sì, torna al menu. Vaffanculo, basta, non ce la faccio. Io già non ce la faccio più. Voi siete fuori di testa. Voi siete fuori di testa a pensare che questo gioco sia un gioco veramente fattibile. In compagnia di sto qua, poi. In compagnia di questo qua. Mi senti? Sì, ti sento. Io non, io non ma non sono contento un cazzo, è passato un'ora e mezza, abbiamo fatto un enigma come solo. Ma è come al se solito, tu, come se al tu solito. Vai su YouTube, io sono sicuro che si trova quella irriverente coppietta di rincoglioniti che si mette lì e in 5 secondi ti risolve l'enigma. Quindi forse tanto rincoglioniti non sono, perché grazie alla forza dell'amore riescono ad arrivare fino alla fine del loro obiettivo di merda, ok? E la loro relazione si eleva a un'altra... Abbiamo ascoltato la chat, la roba dei moltiplicatori mi sa che funziona al contrario, cioè io devo piazzarli non più che altro per fare pum, perché alla fine li abbiamo messi vicini ma sempre due ci ha dato, quindi non servono a quello. Allora, per la prossima volta, se il ticket ce l'ho io, sì, tu sì, mi sì, devi dire tu. A me che cosa devo fare. Se il ticket ce l'hai tu, io devo dire a te che cosa devi fare. Quindi in questo enigma ero io che dovevo condurre il gioco mettendo i colori nel posto giusto. Infatti paradossalmente al primo tentativo ci stavamo riuscendo mettendo semplicemente i colori insieme. Poi tu dovevi piazzare il moltiplicatore là dove serviva. Che cazzo ti ridi? Cioè io non ce la faccio più, sono sull'orlo di una crisi di nervi e tu continui a ridere. Che cazzo ridi? E perché lo riportate? E perché lo volete voi? Malati! Perché lo volete voi? Perché lo riportate? Sentilo! Fammi mettere della musica, mi devo rilassare. Allora, per quelli che stanno andando via, bestiace, mercoledì c'è l'Horror Night, venerdì forse c'è un'altra Horror Night o una cooperativa con nervi, ma dobbiamo cercare. Guarda, ve lo dico così senza entusiasmo, perché mi sono rotto i coglioni proprio. Quindi sì, dobbiamo organizzare comunque. Dobbiamo organizzare a vedere, quindi mi raccomando, questa settimana succederanno cose ciccione e corpulente, ma domani c'è il Day One di Lies of P, quindi siateci perché sarà finalmente un gioco senza enigmi. Oh. Che ti dice che non ci sono enigmi? Io perché non li faccio, non vado avanti. Non li installi il gioco. Sì. Blasfemo storna giovedì, ragazzi. Cioè giovedì, ragazzi. Ah, il podcast dei complotti esce giovedì anche lui. Incredibile, giovedì quindi si gode, ma è uscito oggi su Game Pass. Ma a me non me ne frega un cazzo che sia uscito oggi su Game Pass. Se ti ho detto che lo porto domani Day One, vuol dire che esce su Steam domani. Ma scusami, ragazzi, chiedo umilmente scusa che stasera mi girano i coglioni, veramente. Non voglio rispondervi in questo modo. È goliardico, assolutamente, non vedete. Ho un sorriso a 32-20 in faccia. No, se continuo così inizio veramente a digrignarli e ne avrò due di denti. Disponibile su Game Pass. Aia cosa? Aia che? La mascella. È disponibile su Game Pass, ma non... Che sti cazzo. Ho rotto la sigaretta elettronica. Perché mi fate domande sbagliate, cioè... Tanto è uscita la Kiwi 2. La Kiwi. Ma c'è una roba più gay della sigaretta elettronica, Andreas? Dimmelo. Io. Oh. questo è l'outing dell'anno, altro che Wilbur. Ma vada a cagare Wilbush, veramente, guarda, con tutto l'affetto del mondo, grande che Guglielmo, non ho per una persona che non conosco, grande Guglielmo. Ha fatto la storia di YouTube Italia, Guglielmo. Sono sei grigio, potresti stare calmo? No, sì ragazzi, bisogna contestualizzare che è nervo, ovviamente queste prenderanno le clip dei contestualizzati di stasera e ti dipingeranno come un iracondo, un incazzoso, quando sapete benissimo che lui non si incazza mai mentre gioca, ma sei nervoso. Mi stanno venendo le placche in gola, figa. Allora, avete porterete Alan Wake? Guarda, sto Alan sono due capi, sono 20 anni che si deve svegliare. Che Wake? No, non la misuro la pressione perché è alta, te lo dico io.
Oggi ho fatto un compito a scuola di un tizio di nome Dino, era un pittore, sei palesemente tu. Certo. Ma cosa... questa informazione? Era un'ottima informazione. Chinotto. C'era un pittore che si chiamava Chinotto, probabilmente era lui. Possibile, possibile. Allora, per stemperare un attimo la cosa, ragazzi, io direi di andare a cercare quelle che sono le notizie del nostro amato mondo videoludico. Sony Deleted Zone... Scusatemi. Perdonatemi un attimo, no, sto guardando le notizie che ci sono nel nostro amato mondo videoludico. Nintendo briefing Activision on Switch 2 in late 2022. Guarda Mortal Kombat su Switch sotto, le facce che vengono fuori. Mortal Kombat su Switch. Porca di quella... È un meme storico. Ma è una meraviglia. Questo è un'esclusiva a $70, Nintendo Switch version. Guarda, è presente quando i pittori dipingevano sotto l'effetto di qualche droga? Ma Popping è un nome potentissimo. Io vorrei... Guarda, avessi dei figli, uno dei due chiamerei Eie Popping, perché è bellissimo. Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch was always going to look a different... leggermente diverso, effettivamente, da PlayStation 5 e Xbox. Reddit ci sono un botto di screen che fa morire da ridere. Beh, effettivamente le cose cambiano, eh. No, non di tanto però, mi aspettavo di peggio, ma perché c'è JD di Scrubs qua? Cioè, è proprio, ha un'altra espressione, guarda, qui è incazzato, qua sorride, cioè non ci ha neanche provato, non ha neanche l'animazione. Ragazzi, cioè, bisogna anche essere consapevoli che se vi comprate un gioco del genere su Switch... E siete dei cretini, assolutamente concordo, Andrea, esattamente quello che volevi dire. Guarda che bello, James John e Jameson con Omni-Man. Sono uguali, effettivamente. Che cazzo c'è? Beh, giustamente, guardate che meraviglia. Però lo stanno giocando tutti, ovviamente su PS5. E su PS5 dicono che sia veramente un reboot uscito bene, probabilmente violentissimo. Ma non me ne frega un cazzo, francamente. Non me ne frega un cazzo. A chi piace Mortal Kombat. Ah, tra l'altro, ragazzi, incredibile ma vero, andiamo a scoprire anche che il gioco degli Avengers adesso è scontato il 90%, perché prima che chiuda definitivamente. Quindi cosa state aspettando, ragazzi? Mettete le mani su Marvel's Avengers The Definitive Edition. Guardate qua che meraviglia. Con i pupazzi di Wish, con il Capitan America che non sembra, con Thor che non sembra Thor, con Iron Man che non sembra... Che state aspettando, ragazzi? Questo gioco qua, tra l'altro, questo gioco qua è un fallimento. Questo gioco qua è esattamente tutto ciò che fino ad adesso il media videoludico è riuscito ad ottenere. Niente, guardate che meraviglia, solo hype, solo chiacchiere. Poi esce fuori il gioco ed è un gioco dove devi spendere eoni di soldi in pacchetti per prenderti vestiti e potenziamenti, una campagna single player che non esiste, tutte missioni ripetute alla follia e la possibilità di giocare in cooperativa. Il problema è che i server li hanno chiusi, quindi tu mi devi anche spiegare. Ma che senso ha comprare un gioco multiplayer se i server sono chiusi? Ci stanno provando fino a... Siccome sto gioco domani chiude, lo vogliono vendere al 90% di sconto, ma tu mi devi spiegare. Un gioco online, se tu mi chiudi il cazzo di server, che senso ha che me lo vendi al 90% di sconto se tanto domani mi chiudi i server? Io c'ero. Cioè, chi è il cretino? Ma ci sarà qualche imbecille che domani lo acquista sto gioco, capisci? Io per il meme, no, mi fa schifo gli Avenger. Ho comprato, sono nel periodo delle collection. L'altro giorno mi sono ricomprato i primi due Bayonetta, così a caso, perché era lì. E oggi mi sono comprato tutto Kingdom Hearts, che lo trovate in sconto sul PlayStation Store a 50, invece di 120, 50 euro, solo per oggi, alle prime 50 telefonate. Ovviamente non giocherò, però l'ho comprato perché era lì. Che cazzo fai, non la compri una collection scontata del 60%? No. Io sì. Scusa, di che cosa che non ti ho ascoltato dall'inizio alla fine? Di Bayonetta su Switch e di Kingdom Hearts su Play. Kingdom Hearts ci può stare, Switch, il Bayonetta mi è sempre stata sul culo. No, vabbè, Kingdom Hearts devi considerare che sono tipo 8 giochi dentro quella collection, quindi ci sta. Ah, attenzione, siete pronti? Adesso vi incazzate, siete pronti? Andrea, adesso ti incazzi. No, però in realtà non te ne frega niente manco a me. Siete pronti? Siete pronti? In chat, siete pronti? Scrivetemi, sì o no? No, io non sono pronto. No. Sono sincero. Ve lo dico. Allora, sì, secondo me non sei pronto. Siete pronti? Io ve lo dico, Siete pronti? Vado? Siete pronti? Ci siamo. Vai, ragazzi. Porco giù. Ci siamo. 1, 2, sicuri? No, si è bloccata la live. No, non si è bloccata la live. Sicuri? Allora, guardate qua.
ho sbagliato il tasto, perdonatemi. Allora, siete pronti? Aspettate, siete pronti? Allora, guardate qua. Incredibile, ma vero, confermato. The Elder Scrolls 6 non uscirà su PlayStation 5. Cazzo, ma c'era bisogno di dirlo. Wow! Ma rivelazione dei documenti di Microsoft. Se escono mediocriati come Starfield, è meglio così, cazzo. A sto punto vi dico, ragazzi. Sapeva, ma l'hanno già detto 6 volte, non c'era bisogno di ridirlo. Io allora, veramente, Bethesda, guardami nelle palle degli occhi. Quando allora, con 2027. Starfield... No, aspetta. Con Starfield, per me hai toppato. Non sto parlando di scusi, non me ne frega un cazzo. Per me quel gioco non vale la pena di essere acquistato, ma se non mi rovini, di livello. Ma se mi rovini, esatto, il problema è quella cosa che mi fa incazzare, che mi spaventa, è che Starfield doveva essere un'esclusiva di livello, quindi deve essere il gioco della Madonna, ed è uscito veramente una merda. Ma se mi rovini The Elder Scrolls 6, vuol dire perché che io te lo compro al day one e basta. Io te lo compro al day one, io ti spendo anche 100 euro per giocarlo un giorno prima, non me ne frega un cazzo, non posso non sbagliarlo, perché io non lo prendo su Game Pass, hai capito Bethesda? Io ti voglio pagare, non me ne frega un cazzo di Microsoft, io ti voglio dare i soldi a te, quindi te lo prendo su Steam, che poi tu i soldi comunque non li vedrai, perché appunto è un'esclusiva di Microsoft, perciò i soldi se li ciucceranno Microsoft, ma sti cazzo, voglio darti i soldi a te, quindi non me ne frega niente. Ma se mi rovini Elder Scrolls 6 e mi fai una puttanata come Starfield, che è vuoto e non c'è un cazzo in quel gioco, io mi piroettano. Guarda, le balle, non penso riesco, no, a davvero, se mi riesci a rovinare Elder Scrolls mi incazzo veramente tanto, cioè vuol dire proprio che basta, cioè hanno fatto il loro tempo, no cioè davvero vuol dire che qualcosa, vuol dire che Todd Howard ha rovinato completamente, sì, no, perché veramente c'è proprio un modo di ragionare, di programmare sbagliato a sto punto, non so che cazzo, perché veramente dopo Fallout 76 non so che cazzo gli sta succedendo, sta andando tutto in merda. È successo che dopo esattamente quando è stata acquisita no, non la Microsoft, che quando è partito lo sviluppo di certi giochi, anche Starfield, perché Starfield sono 10 anni che lo fanno, e c'è Todd Howard alla testa dell'azienda. Todd Howard, io per carità, è un bell'uomo, è anche molto... Che c'entra? Cioè, ma che cazzo c'entra? Todd Howard, per carità, è un bell'uomo. Ma che cazzo c'entra? Però da quando lui è in testa alla Bethesda, purtroppo, visto anche il licenziamento che ha fatto dei dipendenti che poi sono andati a Obsidian, per carità, va bene. Poi c'è anche il Chris Avellone, che è il creatore di Fallout New Vegas e dei primi Fallout. Però da quando c'è Todd Howard, i loro giochi sono un po' calati. O sbaglio, è solo una mia impressione. No, ma non è una tua impressione, ragazzi, è una cosa che continuiamo a ripetere veramente ogni volta, infatti ci stiamo beccando l'odio di tutti i boxari, però è un dato di fatto, vendite alla mano e recensioni alla mano. Da quando si è messa in mezzo Microsoft, che ha comprato la ZeniMax e tutto il pacchettone di giochi, di case di sviluppo eccetera, tutti i giochi che ci c'hanno fuori da queste case fanno cacare o non sono ancora usciti, quindi io mi sto spaventando. Magari non fanno cacare, ma sono giochi che sì, gli dai quel 7 fanno e mezzo, fanno cagare. Sono giochi che non hanno dopo mordente. 2 settimane non esistono più, perché basta, la gente non ne parla più, non so che cazzo dire, ragazzi. Poi, ripeto, non è per una questione di console war, è una questione di, per me, per la mia valutazione, devo specificarlo, altrimenti poi ci troviamo di nuovo le fregnacce online. Non trovo effettivamente della qualità in questi giochi, li trovo abbastanza passabili, che dici sì, ok, hanno fatto il loro compitino, la loro esclusiva è uscita, però è una roba che da qui a letteralmente 2 settimane non esiste più, quindi non so che cazzo dire. Purtroppo è quello il problema, non c'è voglia di usare, cioè lo dico anche per tutti i pregi del caso, perché effettivamente continuare con una formula vincente ci sta, che fai uscire anche giochi carini che però non vanno al di là, tipo anche cazzo Ubisoft, tutti mossoli in hype perché fra un paio di settimane deve uscire quel cazzo di Assassin's Creed Mirage, però figa ragazzi, ho visto i gameplay, ma basta, io non li ho visti, fammi vedere. È da più di 10 anni che giochiamo sta roba, bisognerebbe anche andare avanti, osare un po' di più, cioè basta rimanere nella propria zona di comfort. Il problema è che lo fanno agenzie, lo fanno aziende multimiliardarie. Aspetta, che Andrea, no, che meraviglia soldi. Allora, prima roba che scrivo Assassin's Creed Mirage gameplay, mi viene fuori Mike Shosha con la classica caratteristica ormai miniatura, guardate che meraviglia, solita fa, sono 30 anni che ha la stessa miniatura. Così, per ogni cazzo di scena, ho provato Assassin's Creed Mirage, è come i vecchi Hatch, punto di domanda, immagino che dalla sua faccia sia esaltato e affascinato dal gioco. Vabbè, ma ci sta un ritorno alle origini, però è lì il problema, potrebbe essere un bellissimo gioco, ma c'è sempre quel cazzo di retrogusto che mentre lo giochi dici, cazzo, ma sto facendo questo da 20 anni, cioè qua, capito qual è il problema?
Aspetta, che basta. qua abbiamo. Che è successo? Però vabbè, l'ambientazione mi sembra molto affascinante. Ma cos'era? Un bug? Cos'è successo? È svenuto? Cos'è? Bug. Ma che è successo? Comunque nei gameplay trailer sono... Ah, scivolato e si è ritirato su. Ma che cos'era, ragazzi? Registrato su PC. No, voglio rivedere questa scena. Ma il primo secondo vedo sta scena. Sì, che potevate tagliarlo. No? Ubisoft. No, è che... No, vabbè, ma non c'entra un cazzo la Ubisoft. Il giocatore ha fatto la scivolata mentre c'era le scale, quindi il personaggio si è rialzato su. Sì, ha ragdollato un attimo. È andato andato in blocco. Devo essere sincero, l'ambientazione mi affascina. Erano tipo 6 anni che non mi affascinava l'ambientazione di un Assassin's Creed. È tipo da Origins, sì, da quello però, che leggi. Però, ragazzi, posso dire una roba? Siamo nel 2023. Effettivamente. Se voi andate a vedere, cazzo, il salto evoluzione, proprio l'evoluzione che c'è tra una generazione e l'altra, tra PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, eccetera. Notate un cambiamento. È possibile, Mike? Siamo nel 2023. Sembra un gioco per PlayStation 3, ragazzi. Cioè, guardate, ma non c'è una cazzo di ombra. Cioè, i personaggi sono appiccicati in un mondo virtuale. Non c'è ombra, c'è proprio una staticità tecnica. Siamo proprio fermi ancora al passaggio tra PS4 e PS3. Cioè, anche sta ipotetica next gen PS5 si è notata solo in pochi giochi. Meno male che finalmente sto cazzo di Unreal 5 sta diventando di massa. Però, come vedi, le software house, quelle grosse, hanno tutto il loro motore. E purtroppo, case come Ubisoft e Bethesda sono ancora ancorate a un motore del cazzo vecchio, che dovrebbero rivoluzionare, ma non lo fanno. Vabbè, però adesso la grafica non la sto neanche più calcolando, volevo un attimo vedere il gameplay. E a me dispiace perché il buon... Come si chiama il canale? Magari una beta, quando il uscirà... Il buon John Raptor è un cane, perché sta giocando malissimo, però vabbè... Adesso c'era ancora uno alla volta. Sarebbe un bel ritorno. No, non attaccano uno alla volta, però mi sembra molto Assassin's Creed Origins per quanto riguarda il combattimento. No, che succede? Ma si è addormentato? A me ricorda un botto Brotherhood. Gli ha fatto una pela di Varium, guarda. La shish, guarda, incredibile. Più che Origins, a me ricorda un botto Brotherhood. Cioè quello di Assassin's Creed con Ezio. Sì, proprio uguale, guarda Andrea. Vabbè, a parte la vita... Ma che è? Sono sti colori, ste robe? La Ubisoft... Io l'ultimo gioco Ubisoft che ho giocato è Watch Dogs Legion. Ho tipo giocato 10 minuti e poi non più riesce. Cioè, tu vai avanti a cerbottane, veramente? Sì, allora c'ha qualcosa dei vecchi Assassin's Creed. È un ritorno alle origini. Effettivamente, la Ubisoft l'ha detto, vogliamo accontentare i fan. Però accontentare i fan non è sempre... Cioè, non è sempre con... Andrea, stai vedendo quel cazzo che sto vedendo? Perché tu stai rispondendo. Tu stai rispondendo alla chat, ma è aberrante sta cosa. Io ho già visto i gameplay. Sì, c'è sempre il solito combat system del cazzo di Origins, di Odyssey, di Valhalla. La marca per pannolini, ricordiamo. Puoi meditare come nel primo Assassin's Creed? Unico per me, unico vero Assassin's Creed. Non puoi meditare in Assassin's Creed, era The Witch. No, in Assassin's Creed uno potevi, c'era la meditazione prima di un assassino o l'altro. No, potevi metterti Altair così non ti ricordi, prima di fare la missione, c'era Altair che si metteva nel suo loculo di merda, una sorta di caricamento, in realtà non era una meditazione, però potevi farlo, comunque ti mettevi lì e si vedeva la cazzina di lui che meditava e fumava l'hashish prima di andare a fare la shashish. Comunque non dire stronzate, il mio Assassin's Creed è il 2, dai. No, non sono per niente d'accordo, ragazzi. Lo dico tranquillamente. Con l'Italia, non è perché sono italiano che devo dire che il gioco è bello perché è ambientato in Italia. Io ho gradito di più Assassin's Creed. Per me Assassin's Creed 1 è stata veramente una rivoluzione. Assassin's Creed 2 invece ho semplicemente trovato bella l'ambientazione, il personaggio mi stava sul culo. Topezio che fotte. Topezio non mi interessa e dal momento in cui in Assassin's Creed 2 subentrano le divinità mi sono droppati i coglioni per terra. Vabbè, mi figa la trama, ma che cazzo vuoi, la trama? Perché è una trama di merda, era un gioco verosimile prima del primo capitolo. Brotherhood è un bel gioco, ragazzi, ma riprende Assassin's Creed 2, quindi secondo me... E migliora Assassin's Creed 2 perché bella l'armatura, figa. La guardia mongola, stavo per dire, ma non sono però in realtà i mongoli sono arrivati in Turchia, quindi potrebbe benissimo essere. Ragazzi, io ero anche più piccolo, avevo un concetto diverso di narrazione e allora di trama. Porca puttana, fammi parlare, Dio Bono. Però c'era quel concetto lì per me nella mia testa.
del verosimile. Cioè, trovavo affascinante di più una trama verosimile piuttosto che una trama estremamente fantasiosa. E siccome in Assassin's Creed il gioco si presentava nell'uno, si presentava come un ricordo genetico dei tuoi avi, attraverso una tecnologia. No, ma non era così. No, i frutti dell'Eden. Sì, c'erano i frutti dell'Eden, Andrea, ma c'era il mistero che era quello dei frutti dell'Eden. Non è che ti compare la divinità. Nel 2, cazzo, finisci il gioco dopo che tu hai visto questi che sono dei glifi che ti riportano alla mente diverse cagate, diverse filmati, tu cazzo poi alla fine ti compare una divinità. Erano divinità, erano i primi, quelli che vennero prima, gli umani che abitavano. Andrea, ho capito, ti sto dicendo, non me ne frega un cazzo, il primo allora, mi sembrava allora verosimile, il secondo appena mi compare una divinità in mezzo che dice, cos'era, Atena? No, Minerva. Minerva. Compare Minerva e dice, sono Minerva, la divinità dei... Lui parla con Desmond, non parla manco con Ezio. Esatto, parla pure con Desmond, cioè... una cazzata olimpionica mi ha fatto dire ma vaffanculo, ma che è sta roba, mi ha fatto schifo. Poi così a caso alla fine del gioco era Natale, me lo ricordo ancora, ero Natale, lì che sì, era Natale, giocavo ad Assassin's Creed, stavo finendo Assassin's Creed, ero all'ultima missione, era la nottata di Natale, cazzo, il mio compleanno, ero c'ero, lì c'ero rovinato il Natale, voglio vedere come cazzo finisce sto gioco, me lo stavo giocando in attesa della mezzanotte, che cazzo succede, boom, mi compare Minerva, sono Minerva. E me che cazzo, da dove vieni? Ma allora, io vorrei provare a fare una votazione in chat su Assassin's Creed Mirage, però prima di tutto lo chiedo a te. Lo vorresti quantomeno provare, visto che in non teoria do più soldi dovrebbe a Ubisoft. Essere... basta questa teoria, questa roba del cazzo. No, non do più soldi all'Ubisoft. Basta, non ma do perché? Più soldi all'Ubisoft, non, no, io ragazzi mi son tolto dal Game Pass completamente e non sto più dando soldi all'Ubisoft. Ma perché vuoi fare l'offegino? Perché finché non mi fanno un gioco che veramente per me vale la pena di comprare, acquistare, finché non mi fanno un titolo che non è il cazzo di copia e incolla del precedente o un ritorno alle origini, come se capissi, quello che voglio io è rigiocare un gioco di 10 anni fa, non voglio un cazzo di gioco bello, voglio rigiocare un gioco di 10 anni fa, questo è il concetto videoludico di merda che c'è adesso, ma che cazzo vuol dire? Se una casa di... la Ubisoft ha fatto veramente il futuro dei videogiochi. Due generazioni fa sì. Faceva un gioco miraggio. Faceva un gioco bellissimo, ogni mese ci c'aveva fuori un gioco eccezionale da parte della Ubisoft. Adesso che cazzo è? Solo Assassin's Creed, Far Cry e fanno tutti cagare, Dio buono. Assassin's Creed, Far Cry e giochi multiplayer. L'ultima roba decente che ha cicciato fuori, ripeto, per me è stata For Honor. L'unica roba degna di anche là, quello là che somigliava a Zelda era qualcosa che poteva stare. Sì, però era un copia incolla di Zelda, capisci, anche là, cioè non è che c'è, vabbè, almeno era qualcosa di diverso, però dai, era qualcosa di differente nel... però era per sempre loro, un copia incolla di Zelda, quindi io finché non mi cicciano fuori qualcosa di interessante. Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, quello. E Watch Dogs che cos'è? Watch Dogs era Assassin's Creed nel futuro. Io sono sicuro. Watch Dogs è un gioco per i bimbi minchia. Io sono sicuro che Watch Dogs era nato come concept come l'Assassin's Creed ai tempi odierni. Cioè, tipo Desmond che andava esatto a New York. Sono col cellulare. Sono sicuro ovvio, al 100% ovvio, che quello lì doveva essere Assassin's Creed 4, 3, quel cazzo che era, nei tempi odierni, l'assassino dei giorni nostri. Ma poi hanno cambiato la storia perché ci devono mangiare sopra e quindi bla bla bla. Cioè io... infatti, ma il primo Watch Dogs Assassin era veramente figo perché c'era anche delle tinte abbastanza cupe, ci stava, era comunque qualcosa di nuovo effettivamente il primo Watch Dogs, perché è figo hackerare, farsi cazzi della gente, hackerarli il cellulare. Però cosa è successo? Fanno una nuova IP, quelli della Ubisoft, vede che ha un medio successo, comunque la gente apprezza, la prende e la stupra, esattamente come tutte le IP. Anche For Honor in senso l'ha preso, goliardico, Twitch si intende. Sì lo stupra nel senso... Però The Python, vedi, il tuo ragionamento lo posso anche concepire, però a me fa incazzare. Cioè, io se li prendi perché ti piacciono, non, attenzione ragazzi, non c'è nulla di male, se vi piacciono questi giochi non c'è nulla di male, questo è un mio ragionamento, un mio gusto, è una mia, tra virgolette, battaglia. Però la stessa pappa da 20 anni, ragazzi, per me non c'è nulla da acquistare qua, perché è sempre la stessa ennesima roba, cambia semplicemente la skin del personaggio, il nome e l'ambientazione, ma è sempre lo stesso gioco. Quindi se voi volete acquistarlo, per carità, però se tu mi dici ormai lo compro perché è una questione di principio, perché li ho giocati tutti... Cioè, non è una valutazione. Uno è anche fan della saga. Cioè, ci sta, sì, dai. Se sei fan della saga lo posso capire. Però se mi dici ormai è una questione di principio, ma nessuno ti vieta di fermarti e non giocare qualcosa che non ti piace. Nel senso, sempre che non ti piaccia. Che se lo stai giocando l'ultimo... per principio, vuol dire che non te ne fotte più un cazzo del gioco. Lo giochi perché ormai
ne cicciano fuori uno dopo l'altro. Dici, vabbè, ma ragazzi, ma esce un gioco all'anno della Ubisoft, ma vi rendete conto? Cioè, anche due o tre. Ecco, anche due o tre. Facciamo un attimo, va bene che è una divisione enorme adesso, ma facciamo un attimo di calcoli. La Rockstar fa un gioco ogni 6-7 anni. Ogni 10 anni ormai. Ogni 10 anni, vabbè, Red Dead Redemption 2 di quando era? Di 5 anni fa. 2018, però Red Dead Redemption 2 era un altro team probabilmente. Vabbè, però per dire... Ogni tot anni ciccia fuori un titolo, perché ci vuole del tempo per programmare. La Ubisoft, cazzo, è l'unica che ogni anno tira fuori. Tira fuori un Far Cry. Cioè, sembra di vedere FIFA. Il motore di gioco è sempre quello. E non c'è mai innovazione, né dal lato gameplay, né dal lato... Cioè, magari riformulano qualcosa, ma mettono giusto due minchiate, ma possibile. A me solo l'ambientazione, il protagonista e basta. È sempre la solita solfa. Io posso dire, per la carità, l'ultimo Assassin's Creed che ho giocato è stato, allora, ho provato quello nell'Egitto, Origins, però Origins ha lo stesso problema di Starfield, che è vuoto, ci sta perché giustamente sei nel deserto, un po' come essere nello spazio, però comunque Origins ci sta perché l'ambientazione dell'Egitto è figa, il problema è che è noioso. Io l'ultimo Assassin's Creed che ho giocato di recente è stato quello che hanno dato con Epic, quello dei due gemelli, quello dei due fratelli che bombano, che fanno... Eh beh, figurati, se a te non piaceva un gioco del genere. No, non mi è piaciuto, infatti, stavo per dire, quella Londra, ragazzi, quella Londra, Syndicate, vi devo dire la verità, non è impostato come brutto gioco, però... Il solito gioco Ubisoft, il solito cazzo di open world inutile che non serve a niente. Allora, Fullest mi chiede che cos'è che dovrebbero implementare un Assassin's Creed per renderlo diverso e migliore. Allora, io non sono un game design, quindi non so cosa dirti, però posso dirti che, allora, la Ubisoft ha sviluppato un sistema open world tutto quanto suo, quindi grazie alla Ubisoft purtroppo abbiamo questo concetto di open world abbastanza banale, noioso, classico, dove tu devi andare dal punto A al punto B e devi sbloccare in una zona 57.000 icone sulla mappa. Sì, 57.000 icone devi sbloccare lì, da quel punto preciso, da quella zona lì devi sbloccare un tocco di mappa. Ormai è classico, però ha rivoluzionato a modo suo il mercato con le sue innovazioni, le sue idee. Sì, però di vent'anni fa. Vent'anni fa, perché poi da allora non ha fatto un cazzo. Quello che secondo me bisognerebbe fare, se vogliono fare qualcosa di interessante, perché no fare un mischione, attenzione, delle loro idee di diversi giochi e metterle, se tipo devi fare un Assassin's Creed, ok? A parte che Assassin's Creed ha rotto i coglioni, ma vabbè, devi fare un altro Assassin's Creed. Allora a me piacerebbe un sistema di combattimento alla For Honor, perché For Honor è un gioco fottutamente tecnico e poi hanno rovinato, per carità, però un sistema di combattimento alla For Honor, quindi con puntamento dell'arma, dove tu ti pari a destra o a sinistra, poi parry, mica parry e abilità del personaggio, sarebbe una figata. Un sistema di open world, magari, che non sia sempre classico e veramente quasi catatonico, puntato sempre su quell'obiettivo lì del vai sulla torre, sblocca l'aria e vai, passa avanti, perché ha 57.000 minigiochi, ha rotto i coglioni, quindi io quella roba lì la leverei completamente. Magari farei qualcosa che ha più senso con il design della mappa, perciò una roba più, passatemi il termine, alla Zelda, magari delle zone di teletrasporto, dei viaggi veloci che sblocchi in un certo modo, quindi anziché sbloccare la mappa sblocchi, che cazzo ne so, come hanno fatto su Immortals per esempio. Sì, come hanno fatto su Immortals, sblocchi tipo un viaggio veloce, oppure sarebbe bello anche magari sbloccare la mappa un po' alla Diablo, cioè tu vai avanti e sblocchi la mappa in base a dove stai andando, quindi ci devi andare fisicamente, non che sblocchi la mappa da un pennone, sblocchi tutta la mappa, due coglioni. Poi vabbè, ripeto, sono sempre gusti, può piacere come non piacere, sono cose canoniche che poi, se ormai sono rimaste, rimangono, va bene che ci siano, però questi per me sono le mie dritte che da cliente posso dare, da ex. Secondo me dovrebbero fermarci nello specifico, sarebbe bello secondo me anche una prima persona, un po' come fu per Primal, Far Cry Primal, però non quella cagata lì, qualcosa di più fatto meglio, ecco, di fatto meglio, una visuale in prima persona, passi dalla prima alla terza persona, tipo Bethesda, tipo la Fallout, cioè tu hai il tuo Altair con il sistema di combattimento alla For Honor, però passi dalla prima alla terza persona. È un po' molto, molto lontano da Ubisoft, comunque un gioco del genere. Molto lontano da Ubisoft, però... perché
Ma perché Ubisoft non fa, mai nulla di differente? Ma perché hanno un anno di tempo per programmare un gioco, quindi prendono il gioco di prima, lo svecchiano e ci mettono tre minchiate. Ma sì, refreshano le texture. Che cazzo devi fare? Poi vabbè, ragazzi, lato narrativo trama lì non so che cosa dirvi. Cioè, o si inventano un'altra roba o continuano con Assassin's Creed. Però, dato che mi è stato chiesto cosa ne penso, cosa dovrebbero aggiungere un altro Assassin's Creed, ti dico: nuovo sistema di combattimento, nuova concezione dell'open world. E aggiungerei magari qualche dinamica in più di gameplay legato magari alla visuale, tipo una prima persona sarebbe figa secondo me, qualcosa di effettivamente diverso, che ti permette qualcosa di interessante. Magari anche una personalizzazione del pupazzo che non sia soltanto quella dell'estetica del vestito, no? o la selezione di un corpo, tipo Assassin's Creed Valhalla, dove potevi scegliere se fare... Igor, come cazzo si chiama? Non mi ricordo più. Vabbè. Igor, no, si chiamava sempre Igor. O donna uomo, cioè minchiate, piuttosto fammi creare il mio pupazzo, già che ci siamo, ha già più senso per me. Vabbè, ma diventerebbe un gioco completamente diverso dai canoni di Ubisoft. Ma no, vabbè, ma che c'entra? Non ci vuole niente a programmare una roba del genere. Per carità, sono d'accordo, soprattutto perché hanno i miliardi. Il problema è che ci sono probabilmente delle direttive aziendali che dicono o i giochi li fate così o i nostri azionisti ci vengono a bussare alla porta. Purtroppo, ragazzi, funziona così per le grosse aziende. Io nello specifico sono d'accordo, dovrebbero provare a fare qualcosa di nuovo, ma nello specifico di Assassin's Creed secondo me dovrebbero fermarsi, dovrebbero far invecchiare la saga, fermarsi per 10, 15, 20 anni e poi ritornare a bomba con un reboot. Quello sarebbe un'idea geniale, secondo me. Cioè, basta, perché dopo un po' la gente si stufa. Uno può essere fan quanto vuoi, ma dopo un po' si stufa. Cioè, basta. Basta. Che vedi, Crossi dice, ad esempio, prima persona no, non gli piace l'idea, però dice migliorare il parkour. Però, Crossi, scusami, ma più di questo cosa devono fare? Cioè, già sono uomini scimmia questi, si lanciano da una pertica all'altra. Ragazzi, è divertente. Cioè, si lanciano da una pertica all'altra mentre che si beccano le frecce nel culo e i dardi delle balestre. Cosa devi fare più di così? Nel senso, io, sinceramente, magari sì, un ritorno alle origini con un parkour più simile a Assassin's Creed Syndicate, ok, ci può stare. Però chiudiamola lì, nel senso il parkour non è... Il fatto è questo, che Assassin's Creed si lega a questo, alla coattaggine dell'assassino che c'è fuori la lama nascosta dalla mano. I vichinghi che sono maestri dello stealth. Sì, vichinghi maestri dello stealth, è la più grande puttanata mai detta a un convento di un videogioco. È stata detta dalla Ubisoft, i vichinghi maestri dello stealth. Ma dove l'ha detto Barba? Cazzo l'ha detto? Me la ricordo ancora quella convention, mi stavano girando i coglioni. Vabbè, lasciamo perdere. E quindi comunque la meccanica è quella, quindi il coatto con la spina in mano, con la lama celata, il parkour e l'esplorazione del mondo open world classico della Ubisoft. Ripeto, per me dovrebbero rivoluzionarsi un pochino. Poi non sono un game design, non avrei idee più che altro estremamente rivoluzionari. Da clienti, ragazzi, si parte secondo me da un'idea semplice: pensa che cosa potresti aggiungere nel gioco e prova a farlo. Cioè, tutto qui. Poi non lo so. Quindi non lo comprerai? No, non me ne frega un cazzo. Non lo compro. Non mi interessa. Andrea. Cioè, io sto guardando qua adesso sta roba. Non però, c'ho voglia. Cioè, cosa cambia? No, Lies of P lo posso... Ma che c'entra Lies of P? No, per dire, perché comunque adesso ci sarà i giochi che usciranno sto mese, grossi saranno Lies of P, Mirage e Spider-Man, poi vabbè, Spider-Man a ottobre, però io sinceramente delle uscite di questo autunno, questo inizio autunno, ecco, 2023... Ecco, bravo, mi stai parlando di Spider-Man, Spider-Man, ragazzi, l'enorme diatriba, poi chiudo perché sono già ai 32, l'enorme diatriba legata a Spider-Man. Ma ci pensi? Spider-Man rompe il cazzo perché tutti quanti dicono meglio la serie di Arkham Asylum. Avete assolutamente ragione, Spider-Man non porta niente a tavola di nuovo. L'unica roba che è bella di Spider-Man è, intanto... Spider-Man, personaggio, e la storia che è fottutamente divertente e intrattenente. Il sistema di combattimento è preso pari pari da Batman, ma va benissimo, nel senso lo copia bene ma lo fa suo, perché ovviamente è un altro personaggio. Sì, ovviamente c'è un altro tipo di agilità a Spider-Man. Spider-Man per PlayStation 4 ha funzionato alla grande, è stato per me un gioco della Madonna che ho amato platinare, mi divertivo, semplice e stupido, forse un gioco troppo semplice, ma veramente nella sua semplicità e stupidità mi ha divertito un botto. È un gioco leggero. Quindi che ci sta. Godi. Ora però arriviamo al secondo capitolo dopo lo spin-off di Miles Morales e non hanno aggiunto un cazzo. Quindi io te lo dico già, il terzo non lo voglio manco più vedere, perché se è la stessa se nel 2 non mi mettono qualcosa di effettivamente
bello. La tipo la cooperativa. Tipo la cooperativa, che secondo me hanno proprio perso un'occasione della Madonna, perché per me Spider-Man 2 deve essere in cooperativa, se no non ha senso. Se non mi mettono qualcosa che va a rivoluzionare la saga, non il mondo dei videogiochi, la saga, per me già il terzo ha rotto i coglioni. Lo dico tranquillamente, perché è sempre la stessa puttana. Ah, magari al terzo chiudo. No, allora, l'idea di Sony è di fare un universo, tra virgolette, videoludico di supereroi. Quindi magari bisogna vedere. Sicuramente avranno aggiunto qualcosa di più stimolante. Ma io faccio l'ultimo esempio. Ghost of Tsushima, un ottimo esempio. Ghost of Tsushima, volevo dire io. Ghost of Tsushima è come Assassin's Creed. Però che cos'è che ha? Meccaniche nuove. Il vento che ti dà la direzione per gli obiettivi. Minigiochi belli, divertenti. Ci sono dei minigiochi interessanti. Le Wombo Combo, niente male. Il sistema di combattimento completamente diverso, con le diverse forme dell'acqua, della terra. Cioè, Ghost of Tsushima, ragazzi, è un gioco che non gli davo un euro, perché a me, ve l'ho già detto, non mi piace l'ambientazione giapponese, e mi sono trovato tra le mani un capolavoro. Narrativamente parlando, poi è da Oscar. Cazzo, ci sono proprio, delle però scene, è proprio un film. È un film. Ci sono delle scene che rimane a bocca, proprio quando gli muore il cavallo, spoiler, c'è da piangere. Porca di quella puttana. È un gioco della Madonna, giocatelo perché figa, è arte. Ora, ripeto, sei sempre lì, aggiungi qualche puttanata che cambia leggermente. Svecchia. Perché Ghost of Tsushima è un Assassin's Creed in Giappone, fine. Solo che ha messo quelle meccaniche in più. Nuova esplorazione, nuovo combat system, basta. E ovviamente nuova trama, nuovo personaggio, però vabbè. E nuova ambientazione, sì, ok. Però nel senso, il gioco di base è Assassin's Creed. Giappone, l'hai visto? Eh? Dovrà uscire un Assassin's Creed in Giappone, l'hanno già annunciato. Ma sì, ma dopo Ghost of Tsushima, a me che cazzo me ne frega? Oh, io non voglio, cioè, hanno piacere a farsi prendere per il culo, cazzino. Va bene, ma se non riesci a fare. se mi tiri fuori. Cioè, ma ragazzi, ma se mi tiri fuori ancora sta porcata? Ma le vedete ste immagini? Perché deve diventare tutto un dice? Ma ragazzi, ma come fai a dire che è un bel gioco, Dio buono? Ma poi guarda, ripetiamo, può divertire, specifichiamo, potete divertirvi, non vi stiamo insultando, se vi piace è un problema vostro, però se vi piace è un problema vostro. Effettivamente da un gioco del 2023 ci si aspetterebbe qualcosina di più, dai, ragazzi, sempre quello intendo problema, dire, è vecchio, ma avete visto anche semplicemente le animazioni, grafica slavata, animazioni del cazzo. Cioè, riproponiamo sempre la stessa solfa con 2-3 minchiate in più. Un gioco per la PS3, guarda, è praticamente un gioco. Sì, ma Tom Clancy, qua uscire... poi tra l'altro l'ambientazione di Tom Clancy, tra l'altro. Sì, quello qua è Metal Gear. Sì. Vabbè, ragazzuoli, dai, allora, noi abbiamo fatto il nostro dovere con sta live fortemente voluta da voi, quindi il nostro incredibile. Domani c'è Pinocchio. Domani c'è Lies of P, siateci, vediamo un po' se rispetta la valutazione 8.7, perché gli hanno detto 8.7, più di Starfield addirittura, vediamo se è così o se è una puttanata, spero per il gioco di no. Quindi domani Day One, poi Andrea sicuramente ci farà una serie, il Day One domani lo faccio io. Serata... magari piace anche a te. Magari piace anche a me, sì, per carità. Serata horror mercoledì, poi giovedì abbiamo Blasphemous e venerdì ancora cooperativa incredibile col buon Nervis, però dobbiamo organizzarci, non vi dico niente ancora, devo farvi sapere. Grazie per tutto, spero vi siate divertiti. Concludo dicendo, non offendetevi se critichiamo i giochi, perché non stiamo criticando voi né i vostri gusti. Ok, sia chiaro, semplicemente noi critichiamo un mercato che sta diventando un po', si sta un po' troppo, adagiando, troppo saturo, si sta un po' adagiando e sta riproponendo sempre le stesse solfa. Poi se vi piace Assassin's Creed, per carità, se vi piace Starfield, per carità, non c'è alcun male in questo, sia chiaro, sono giochi alla fine, dovete divertirvi, se vi divertono hanno fatto il loro lavoro, però il nostro concetto è, siccome ci teniamo tanto, e secondo noi di migliorarci un pelo, di trovare innovazione anche almeno lato narrativo o rendere il gioco di una profondità diversa, ad esempio come Baldur's Gate, che è un gioco veramente profondo, immenso, ecco, nonostante abbia delle meccaniche di 30 anni fa e sia un copia e incolla di Divinity Original Sin 2, perché parliamoci chiaro, è la stessa roba, però comunque no, approfondire, dare meccanica, dare rigiocabilità, cose che non vediamo quasi più nei videogiochi. Bestiace, grazie per tutti, fate bravi, fate buoni, ci vediamo domani alle 21.30. grazie che mi fa male la gola per colpa vostra, vi voglio bene, buonanotte, ciao.